Well, really, just very few words about them. Really, English or Italian, because this conference is bilingual, so we could repeat this in Italian afterwards. Just a very warm word of welcome to everyone who's come to this conference today. This is the Institute of Modern Languages Research, and this conference has a number of sponsors that we'd like to acknowledge and thank. The HRC, Arts and Humanities Research Council, our project Cross-Language Dynamics, the Society for Italian Studies, the ASLI, Association for the Studies of Modern Italy, Casalini Libri, and the Italian, is it the School of Modern Languages at Royal Holloway, which is Jane's department that has generously funded part of the reception. So warm welcome to everyone, and we're particularly thrilled to welcome Professor Claudio Margaris here amongst us, and we hope you enjoyed the proceedings of the day. I give over to the floor to Professor Everson now, solo per dare un benvenuto molto cordiale al nostro compagno oggi. Grazie. Well, let me begin also in English and then I'm going into Italian, but to add my welcome to everybody and to say how nice it is to see everyone here, but also to have a conference which draws people in from so many different parts of the world to talk about what is in a sense a central region of Europe and of European culture. So thank you for accepting our invitation, those of you who are going to speak, and the interest shown by those of you who have come to listen. Passora in italiano. Per mettere davanti alcune questioni a cui spero torneremo in fine di giornata. Perché un convegno sul nord-est d'Italia, sugli scrittori, sui loro scritti e sulla o sulle lingue di quei testi? Come si configura nella nostra mente un confine? Quali idee provoca l'esistenza di confini vicini? Confesso subito che l'idea originale è stata mia, anche se sapevo che Katia l'avrebbe accolta con entusiasmo, visto i suoi interessi e la sua ricerca in suo campo. Chi conosce le mie ricerche, prevalentemente nel dominio della poesia epica del Medioevo e Rinascimento, è per contro rimasto alquanto sorpreso. Ma c'è in effetti un filo che lega la poesia epica alla cultura delle regioni nord-orientali della penisola e che lega similmente le mie ricerche sulla letteratura medievale e rinascimentale alle mie letture nel campo della letteratura contemporanea. I miei interessi per l'argomento del nostro convegno sono stati stimolati tempo fa dalla lettura di uno dei romanzi di Fulvio Tomizza, Il male viene da nord, centrato sulla figura di Pierpaolo Vergerio il giovane e la sua carriera al tempo della riforma tra Chiesa Cattolica e fervore protestante e dall'Istria alla Germania. In seguito passai ai suoi scritti più personali sulle vicende storiche delle regioni delle due sponde dell'Adriatico nel corso del Novecento e quelle letture sono state poi rafforzate da letture molto più recenti degli scritti di Mauro Kovacic. Impossibile leggere quei testi senza rendersi conto di quanto il confine tra l'Italia e i paesi balcanici sia stato causa di perplessità, spaesamento, sofferenze fisiche e sentimentali, nonché di lingua e di identità. Ci sarà stato forse anche il fascino da parte mia, da inglese, derivante da un confine labile, permeabile, continuamente spostato di qua e di là, o meglio, una serie di confini tra l'Italia e i vari territori dell'impero austro-ungarico e poi in seguito, che poi in seguito diventano quelli tra l'Italia e l'Austria, l'Italia e la Slovenia, l'Italia e la Croazia. Per un inglese l'idea dei confini del paese non ammette tale fluidità. Il mare da tempo immemorabile fissa i confini delle isole britanniche. Si è sempre coscienti di francare il confine, sempre pronti a sentire dall'altro lato un'altra lingua, un'altra cultura. Si dovrebbe tornare al primo Medioevo e ai tempi dei Romani,
per trovare una situazione simile a quella delle regioni nord-orientali dell'Italia, quindi un fascino molto personale da parte mia. I confini nord-orientali di cui ci occupiamo oggi affascino anche per altri motivi, perché percorrendo la storia e in testi letterari si ha il senso di un argomento mai esausto, mai risolto, una lotta per stabilire quei confini che si rinnova da generazione in generazione. Fra gli autori a cui ho dedicato le mie ricerche si trova a posto La guerra di Attila, poema franco-italiano di Niccolò da Casola, composto verso la metà del 300. Oltre la lingua ibrida in cui è scritto, che già direi ci riporta al tema del convegno, la narrazione della guerra di Attila, fittizia, ma tramandando una verità storica, contro i signori italiani del nord-est, mette in scena battaglie combattute proprio nelle stesse zone e sugli stessi fiumi che hanno segnato molto più tardi le battaglie della Prima Guerra Mondiale. Dall'esito di quel conflitto, la Prima Guerra, sono poi derivati i dibattiti e le lotte della Seconda Guerra e del Dopoguerra, su cui si rifletterà oggi. Ma ricordare conflitti sui confini provoca altre domande. Che cos'è un confine? Un fatto semplicemente di geografia o un fatto anche di cultura, di lingua, di identità? E sono uguali per tutti quei confini, percepiti nello stesso modo da tutti? Qui si pensa subito alle riflessioni contenute nel grande libro di Claudia Magris, per esempio, e sono molto contenta anche io di dargli il benvenuto speciale fra di noi. Ma vorrei a questo punto citare un altro scrittore che non figura purtroppo sul programma. Tra altre mie letture in materia ci sono anche gli scritti di Carlos Gorrón, e qui menzionerei in particolare uno di quei scritti, Il Calderas. In quel romanzo, centrato sulla figura di uno zingaro, un rom, Scorlon riflette sulla questione dei confini in due modi contrastanti. Da un lato, per i rom non esistono i confini geografici e politici. Va ricordato che il romanzo è ambientato in parte durante la Prima Guerra Mondiale e finisce con la guerra partigiana del secondo. Loro, i rom, attraverso i paesi del vecchio impero austro-asiatico, in sfaccia, senza fare la minima attenzione ai confini, che passano all'incultura senza passaporto. D'altro lato, esiste per loro un confine infrangibile, invisibile, ma forte, fra il mondo dei nomadi e quello dei gaggeri, degli abitanti fissi, stabili, dei vari luoghi che attraversano. E questo costituisce un confine culturale, linguistico, psicologico. E nonostante tutti gli sforzi del protagonista di vivere in entrambi, passare quel confine può infine condurlo solo a morte. A partire dalla parte dei fiumi perduti fino alla Foiba Grande, anche Scorlon riflette quindi sulla presenza spesso negativa e di minaccia dei confini nord-orientali. E se avessi avuto tempo avrei voluto proporre al convegno un intervento mio su di me. I confini possono tuttavia avere un valore positivo di protezione. Esito a menzionare in questo contesto accademico uno scrittore popolare non sempre approvato dal pubblico di lettori seri, ma le mie letture comprendono anche i libri di Mauro Corona. A parte anche qui un fascino per questioni linguistiche, uno dei suoi romanzi, Il canto delle maniere, racconto della carriera di un taglialegna di carattere violento e focoso, presenta uno scenario in cui passare un confine costituisce mettersi al riparo della legge, delle forze d'ordine. Così il protagonista si sposta dal Friuli in Austria e poi, scoppiata la guerra, in Svizzera, dopo in Francia, e sempre qualche passo in avanti sui suoi persecutori per tornare infine nel Friuli, dopo anni di assenza. Per il protagonista, il confine serve, ma anche qui l'autore, in bocca del protagonista, mette in evidenza i conflitti psicologici da cambiare lingua, residenza, norme sociali,
su come conservare intatta la propria identità, ma allo stesso tempo vivere la realtà in cui ci si trova. Così torniamo alla questione: che cos'è un confine? Questi confini, questi del Nord Oriente, divisione e separazione, oppure una certa protezione e riparo, geografico o culturale? Quanto importano le differenze linguistiche a chi per un motivo o un altro deve tagliare quei confini? Sono sempre importanti oggi? Perché l'Europa attuale sembra divisa schizofrenicamente tra un voler cancellare i confini per ricreare una singola entità politica, sociale e economica e il riconoscimento di tradizioni, storia e culture diverse che si vorrebbe far valere. Gli scrittori di cui parleremo oggi propongono una gamma di possibili risposte a tali questioni. Sarà anche molto interessante sentire le vostre risposte nel corso della giornata. Alla fine della giornata abbiamo la tavola rotonda che ci darà la possibilità di riunire in discussione tutte le varie riflessioni e risposte, ciò che sarà, ne sono sicura, una ricca conclusione del convegno e uno stimolo ad ulteriori riflessioni e ricerche. Grazie. And invite our first speaker, Stefania Tufriel of the University of Liverpool, to come and thank you. So, Michelle, for my presentation, I have a lot of visuals, and I apologize in advance, not all of them will be extremely clear, but they're there to illustrate the point, so I'm not going to sort of carry out any detailed linguistic analysis. I'm sorry I'm going to speak in English. I'm currently writing a chapter about this topic and I'm writing it in English, so I thought it would be easier for me just to stick to English, but please ask if there are any things that are not clear. Okay, so I'll give you a sketch, some background information on linguistic landscape studies, on the geolinguistic context, which we are all very familiar with, so I probably don't need to dwell so much on that context. But again, stop me if I say anything that doesn't make any sense. And I'll focus on similarities and differences between Friuli Venezia Giulia and Trentino Alto Adige today with respect to the linguistic landscape and what the LL, as we say in the field, enacts or facilitates. And then I'll propose this theoretical framework that I've been working on to see whether it can add anything to our understandings of the local linguistic landscapes. Okay, so as I said, language in public space, written language, therefore, and in a way it's the result of the so-called spatial and transnational turn in the humanities. So this new approach has
encourage new insights into mobilities, and also in higher education terms, we can start seeing the repercussions in terms of decolonizing the curriculum. Again, we can discuss this later if you want. The idea within social studies, sociology, sociolinguistics is to address sort of structural inequalities in our current globalized world. And also it's about questioning assumptions about location and identity, because we're still working within a framework mm-hmm. of a direct link between language and nation, mm-hmm. language and identity. The approach is very multidisciplinary, and today in particular I'm going to draw upon sociology and urban studies. And this new subfield of sociolinguistics has allowed us to carry out investigations into little explored geopolitical settings. So, as I said, the two regions are going to be the focus of the presentation. And just very briefly to remind you that Italy is an exceptionally clear case of multilingualism within Europe and in the world, possibly. And the northeastern border is very complex, even more complex from that point of view. So in Friuli Venezia Giulia, we have Friulian varieties in the blue area. We have Venetian varieties, including Trieste. We have Germanic, German varieties in the north there. And of course, Slovenian varieties, which is what I'm going to focus on today, in Venezia Giulia proper, next to Slovenia. My investigations focused on the area of Trieste, the province, so which includes six municipalities, six towns or cities. Trieste is a city by northeastern standards. And I ought to say that I'm not a speaker of Slovenian and I'm not a speaker of German, so I consulted quite a lot of native speakers and local speakers in order to interpret the data. And I can say that there's usually disagreement between speakers, which in a way reinforces my point, possibly, but we'll see anyway. The data about Trieste have already been published, but the data about Alto Adige are unpublished, and as I said, I'm working on a comparison now. As you probably know, there are no accurate estimates of Slovenian speakers in Venezia Giulia because the local population refuses a census, so they don't want to participate in a census. This is very controversial. So different estimates range between like 40,000 to 120,000. Does it? Mm-hmm. But we know that we have higher numbers of Slovenian speakers in rural areas, so outside the city, outside Trieste, for historical reasons. In Trentino Alto Adige, again very briefly, the region is divided into two provinces. The Bolzano province and the Trento province, and linguistically obviously it's very different in the sense that in Trentino, this is the result of the 2011 census, in Trentino is primarily Italian speaking, and South Tirol or Alto Adige. South Tirol is the definition used in English language sources, this is why I'm using that. Is primarily German-speaking, with the exception of Bolzano, of course, again for historical reasons. Bolzano is primarily Italian-speaking. And then the blue area is about Ladin, the Ladin varieties. Again, another officially recognized minority language in Italy is spoken around the Valle Fassa and that area there. But you can see from the intensity of the green that it's mostly dark green. It means that there's a vast majority of Germans, self-declared German speakers in Alto Adige. Okay, again, just in order to sketch some context briefly, but I'm sure you're all familiar with this. So both regions are the result of the collapse of the Austro-Hungarian Empire in the First World War, and the Italian control was sanctioned by the 1919 treaties. Both regions experienced forced Italianization under Mussolini during fascism. In Venezia Giulia, people experienced this kind of two-way exodus, which I believe we're going to explore more from a literary point of view.
So we had movements of ethnic Slavs moving outside of Italy, and ethnic Italians living in Istria and Dalmatia coming into Italy over a period of time after the Second World War. The Free Territory of Trieste was established in that period, and the administrative region created eventually in 1963. Those regions enjoy a high degree of protection from the point of view of linguistic legislation and linguistic rights. And for Venezia Giulia, Free Venezia Giulia, there's even a piece of national legislation introduced in 2001. And you all remember that the rights of the minority, the linguistic minorities, are protected in the Italian constitution anyway. So, but there are sets of legislation at the regional level as well in both areas. So similar background up to a certain level. Then we have the phenomenon of the Ottanten for the Alto Adige, due to the alliance between Mussolini and Hitler. Local German speakers were given the opportunity to opt out of the Italian territory and move to Germany, and of course Austria was part of Germany then. A degree of autonomy was granted as early as 1946, and with the establishment, the introduction of a first statute of autonomy, and a second statute of autonomy granting even greater autonomy was introduced in 1971. Right, snapshot. Again, this is just, you know, to give you an illustration of what you can actually see if you're just walking around in various areas around Trieste. Now, in Trieste, there's hardly anything in Slovenian because, as we said, for historical reasons, and we can discuss this, but Slovenian is probably audible. You can probably hear people, especially in certain areas of the city, but we know that there's about 10% of the local population who are, again, self-declared Slovenian speakers. So in the city itself, you don't see a lot of Slovenian. Trieste looks very Italian, okay, from that point of view, from the linguistic point of view. Whereas outside of Trieste, so in more rural areas, we see that Slovenian is pervasive and it's used systematically in bilingual signs of all sorts. So, and then we can infer that the language is very important in lots of different domains, and it's actually used in different domains. So we see culture, education, that's a school, a bilingual school. We have religion, that was outside the church. In politics, in sport, that's what the main bank, co-op bank, that operates in the area and looks after all the trans-border activities that take place in Venezia Giulia, between Venezia Giulia and Slovenia. We have a theater, we have so all sorts of activities carried out via the medium of Slovenian. And also the symbolic value of the language is very important. So it's out there, it's displayed for people to understand, you know, that that's a Slovenian speaking place. So I have lots and lots of images, so I don't need to, we can go back to the images if you want to. As I said, you know, in my studies I make a distinction between institutional signs, so all those signs generated by bodies and some kind of authority, so local authorities, or like in the tourist sign there, or you have a political party, okay, displaying two monolingual signs, one next to the other. Yeah? And here we start seeing what in linguistic landscape studies we term the semiotics of horizontality and verticality, in the sense that you give prominence to a language that appears first, yeah, or looks bigger compared to another. Yeah? And there you see that you have the semiotics of horizontality in that sense. So lots of institutional signs, but lots of, and you see there are bilingual directional signs, you have again more tourist signs, you have a library. Again there you see you have the Italian first and then the Slovenian. But we have lots of commercial signs, of course, you know, all sorts of flower shops, bakers,
cafes, hairdressers. Okay. So you really have the impression that all the legislation that's been put in place that sort of supported this kind of language displays in the area. So we can draw some preliminary considerations. So the visibility of Slovenian is highest where Slovenian speakers outnumber non-Slovenian speakers. So we said outside Trieste, yeah, in the province. The strong visual presence of standard Slovenian indexes and constructs spaces of identity and belonging. Okay, this is a Slovenian speaking place, yeah? So, and the people who populate it are, you know, have that kind of background. And what I noticed is that institutional signs appear just as frequently as commercial signs. Now, this is very unusual because I've carried out surveys in many parts of Italy, and in any shopping area, you have hundreds of commercial signs, yeah, things that you see on shop windows as well, and they're interspersed by institutional signs. Mm-hmm. So you have the police station, or you have something from the local council here and there. So that really struck me as something unusual. Mm-hmm. And so I attempted this kind of interpretation. So the overrepresentation of institutionally controlled public space points perhaps to an imbalance between what is achieved equality in the legal status of Slovenian as sanctioned by legislation, yeah? And what is the perceived power relations between different ethnic groups. Okay, so Slovenian in institutional spaces is kind of overrepresented, you know, really want to show you that we have the right to be there, kind of thing. So, moving on to Alto Adige, I've only conducted one survey so far in Sesto, or Sexton, right on the border with Austria, but possibly this even reinforces the point that I'm going to make later. But just to warn you that my surveys have not been as broad as in Venezia Giulia. So small population, we can define this a rural area in general terms. Very high proportion of German speakers. You know that Trentino Adige is possibly the richest region in Italy, and certainly one of the wealthiest in Europe. They've experienced a very successful transition to the service economy and enjoy a very high standard of living. And that's the situation of Sexton is replicated in most of Alto Adige anyway, so a vast majority of German native speakers. So I've observed that the rural context that I've looked at is primarily monolingual. So we had a lot of bilingualism in Venezia Giulia. We have primarily monolingualism in Alto Adige. We know that the institutional policy has consolidated a segregationist model of bilingualism in Alto Adige, South Tyrol. This is very clear from the way the education system works, for example. And this emphasis on language rights has, in fact, obscured a lot of bilingual and bicultural practices that effectively happen on the ground. Okay, so there's been an emphasis on separation and segregation rather than sort of mix. So similarly, we have a lot of examples from Alto Adige, from Sexton. Similarly to Venezia Giulia, we have institutional signs generated, you know, initiated by some kind of institution. You'll have a lot of bilingualism there, of course. But if you look at the dominance, language dominance, we tend to see German first, yeah? Similarly, in the commercial domain, so lots of different shops with labels and signs, and we have a dominance of German in the commercial domain as well. I realize it's a lot of images, but as I said, we can go back.
Something that struck me right in the middle of the town in Sexton, we have a village notice board, so that's the core of village life, if you want, and if you want it can symbolize core identity as well. And most signs were only one in German. So this is, you know, the general considerations. German is definitely dominant and it reflects a monolingual ideology more than a majority language ideology as in Venezia Giulia. Spatialization practices, I refer to the emplacement of signs like the village notice board, you know, the structures that support signs. They construct German as a community language, but they also exploit German as a major world language in its more transnational commodity value. There's this clear awareness of the importance of German outside of the locality. So far, so good. We've established that our impression by reading and decoding the linguistic landscape maybe can be interpreted in this way. Yes? But this is the point where I want to introduce this theoretical framework that I've borrowed from urban studies and sociology. And they put the emphasis on uncoupling movement and mobility based on the observation that movement doesn't necessarily enable social mobility. So people nowadays in our globalized world move a lot, but maybe from the social point of view, nothing changes ever. So the traditional emphasis has been on bounded communities, you know, things don't move, don't change, neighborhoods, villages, towns, cities, which have privileged an areola view of space, a delimited, bounded interpretation of space and community. And this has influenced concepts of spatial mobility. So the focus has been in space-time, okay, what changes geographically over time, rather than on the interaction between actors, structures, context. So things are much more complex than they look. So this theoretical framework called motility, and motility, as you know, is borrowed from biology, the ability of organisms to move, yeah? Emphasizes the potential of movement, so we are hopefully able to look at different aspects of the mobility of people with regard to the possibilities that they have, but also the constraints. So what's out there for people to choose and what they actually decide and are able to choose. So hopefully it will get clearer in a minute. Because I'll transpose this onto the linguistic landscape and see how it works with language. So Kaufman is the scholar who introduced this idea into sociology. So motility has the capacity of entities to be mobile in social and geographic space, and also the way in which entities can access and appropriate the capacity for socio-spatial mobility according to their circumstances. So there is no freedom in that respect. We need to look at the context and the constraints. Motility encompasses different elements relating to access. So entities have different access to different forms of mobility. Entities, people, have different degrees of competence to be able to recognize and make use of, say, a set of facilities. And people differ in the way that they appropriate a particular choice. Because again, it depends on what's out there for them to choose from, okay? If their competence to recognize what they want to do and the actual action, okay? Appropriating particular choice. So motility in this perspective is seen as a form of capital
that can be transformed into other types of capital. So we're going to look at the motility of the local languages and see how they can be transformed into social capital and cultural capital. So depending on the context, individuals, groups will differ, as I said, in the access, competence and appropriation, and therefore they have different motility options. So the general sort of interpretation is that in South Tyrol, in Alto Adige, there's a high degree of motility. So different components of motility are mobilized in the public space, and we'll see how LL is significantly involved in the enactment of these components of motility, yeah? The linguistic landscape. So access. People in both areas have access to a linguistic repertoire, which can be very, very complex, as we have seen. So your average individual, maybe in Venezia Giulia, will have access to regional varieties of Italian, standard Italian because they study in schools, standard Slovenia if they study in a Slovenian medium school, and the kind of Slovenian that they speak in the family, which is a local variety, a domestic variety. Local variety. So you can imagine the repertoires. We have made a comment about this kind of semiotics of verticality and horizontality, and in Venezia Giulia, and the preference for monolingualism in Alto Adige. As regards competence, which is the skills that individuals use and deploy to make use of access, there's an exhibited polycentrism in Alto Adige, which is manifested via orientation to different norms, and we see that in practice, and also a higher level of local agency, because we find that there are more commercial, so private, signs in Alto Adige than in Venezia Giulia, where we saw a significant presence of institutional signs. And then appropriation, obviously in Alto Adige there's active exploitation, use of all available options in terms of linguistic variety within the ecology of German. Obviously German is a language spoken in different areas, and there will be differences. Like, you know, when we speak of world Englishes, obviously the context will have an impact on the linguistic variety. So just to give you some examples, and I warned you, people disagree, so if you're a German speaker you might disagree, but that's a good thing, it's not a bad thing. This is an example of Austrian German, okay, in that sign. You're important to me, I care about you, rather than fist, for example, and that was on the in displayed on the village name board. This is standard German, so our unauthorized vehicles will be removed. So this is an example of an institutional sign, if you want, positioned there by the local authorities, municipality. Right, this is again debatable. I know that the word province exists in German, but the use that's made there seems to be a calque on the Italian provincia because it refers to the local administration. And I had an intense debate about this word with some speakers in the informants. Okay? But this should be definitely a calque from the Italian sala consiliare, razzal. Meaning the room in the where the local council meet to have, you know, discussions about public affairs. And again, this was indicated as an example of a regional light V form. Okay, that was entirely again in German with some details in Italian. And then this is possibly an example of what we call grammaticalization, or somebody said, that's a mistake.
Because of cheese is masculine in German, and we have Frische, which is feminine, because it's with mozzarella. So it's up to you to decide, but I thought that they'd invested quite a lot of money in the realization of this sign on a dairy farm. There were quite a few. So you think a mistake? They would have asked, you know? But anyway, we can leave it like there, hanging. So going back to Venezia Giulia and comparing the two areas, we can say that people, individuals and groups have similar access to a linguistic repertoire, yeah, which is varied and is complex, and so that's a commonality, if you want, something that they have in common. In terms of competence, we have a consistent use of standard Slovenian in the linguistic landscape, and therefore there is an exhibited monocentrism, so the reference to the standard language. In terms of appropriation, again, in Venezia Giulia, we see limited linguistic landscape agency because of a high presence of institutional signs, as I said before. So if we wanted to, again, compare the two settings on the basis of the data, and of course, you know, we are aware that, you know, we need more investigation. But in my view, the fact that a small town such as Sesto displays so much linguistic variety compared to a wider area, the province of Trieste, if I investigated it, they seem to, you know, employ standard Slovenian systematically, I thought that that was quite significant. So in Venezia Giulia, we said that there's a majority language ideology which crystallizes, thank you, nearly finished, crystallizes this kind of minority status, so there's a high level of awareness of the minority situation. Specialization practices, so the way that Slovenian is displayed on signs and in the linguistic landscape, construct Slovenian definitely as a community language, because we saw it on the church signs, we saw it in many domains of use. But it also has this kind of defensive function because of the over-representation in institutional spaces. And also all LL practices foreground standard Slovenian, as I said. So maybe the perception of a rural language, which is testified by other studies done into the community, for example, what happens in education and how adolescents in Venezia Giulia perceive, you know, their environment. So in a way, this perception of the rural language reinforces the minority status in a marginalized sense. And also objectively, because we look at the signs, and Italian is dominant in the bilingual linguistic landscape. So that would point to a low degree of motility, whereas in Alto Adige, we see this monolingual ideology that promotes German as a majority language. We see practices that construct German again as a community language, you know, think of the village notice board. But they also exploit and consolidate standard German as a major world language. And importantly, as we saw, the peculiarities of the local linguistic repertoires are exhibited. Yeah. People are very relaxed about this, you know, they're very confident in writing things that they would normally only say, maybe. And the absolute dominance of German in rural areas in Alto Adige seems to be an element of strength. All of these things would point to a high degree of motility. So why is it important? Because we see, as sociolinguists, we see this kind of dynamic as really important for what's going to happen to the minority language, to issues of maintenance, issues of, you know, language policy, and how these things will impact. And, you know, we've seen progressively that the linguistic landscape is a very dynamic agent
and contributes to perceptions of the languages in the public space and the status ultimately. So it is very important if we manage to reverse the situation and sort of encourage high degrees of non-utility in a minority language, then that will have positive repercussions in terms of language maintenance, for example. So just to conclude and I'm finished, we can see that motility as an asset is engendered by different motility options available to given individuals and groups. So in a minority context, social motility as an analytical category, and I've just started using this, so I'm hoping to explore it further. So, but this seems to allow a deeper understanding of the multiple factors affecting language practices. And LL can be a significant factor in enhancing social motility. So we need to keep working on that. Okay, thank you very much. There'll be an opportunity, obviously, in the course of the day, in the coffee breaks, over lunch and so on, for any kind of informal chats arising out of anything that you've just heard. So thank you very much again, Stefania, for that. Yeah, it gives us a very good springboard for the day, actually, one that arises out of the actual situation on the ground and not out of people's imagination. So if I can invite delle prime migrazioni di massa, oggi abbraccia varie generazioni di scrittori e poeti andati e rimasti. Un motivo ricorrente nelle narrazioni degli esuli e delle giovani leve di scrittori è quello del viaggio di ritorno, nella terra perduta o addirittura sconosciuta. Il mio contributo di oggi propone una letteratura sia intergenerazionale che transgenerazionale di due narrazioni del ritorno, relative appunto all'esodo istriano-dalmato.
La prima è L'anima altrove, un libro di Anna Maria Mori del 2012, e poi il secondo, Palacinche, di Caterina Sansone e Alessandro Tota, sempre un libro che è uscito nel 2012. Allora, parlerò prima del libro di Anna Maria Mori. Possiamo dire che appartiene alla cosiddetta generazione 1.5, Generation 1.5, è un concetto di Suleiman, quindi alla generazione dei figli degli esuli, in particolare alla generazione che ha vissuto l'esodo da bambini o da adolescenti. È nata a Pola nel 1936 e lascia la sua terra nel 1947 insieme alla sua famiglia. Già nel libro precedente, che era anche autobiografico, Nata in Istria del 2005, insieme quindi all'anima altrove, in questi due libri Mori affronta il trauma collettivo e personale dell'esodo raccontando il viaggio di ritorno nella sua terra d'origine. Caterina Sansone è fotografa, quindi uno degli autori di Palacinche, ed è figlia di questa generazione 1.5. La madre di Caterina, Elena, nasce nel 1942 a Fiume e parte per l'Italia nel 1950. Insieme ad Alessandro Tota, fumettista italiano residente a Parigi e marito di Caterina Sansone, quest'ultima intraprende un esodo a ritroso, percorrendo all'inverso tutte le tappe del viaggio compiuto nel 1950 dai nonni e dalla madre di Caterina. E insieme compongono un'opera ibrida intitolata Palacinche, che sono le crepe che Elena preparava a Caterina quando era bambina. Palacinche è un graphic novel, con tavole in bianco e nero, come questa qui, per le sequenze relative al presente e delle tavole in seppia per il racconto sul passato. È un graphic novel in cui sono inseriti frammenti tratti da testimonianze di altri esuli, riproduzioni di documenti personali e materiali d'archivio, qui un esempio, e alcune serie di fotografie che risalgono agli anni 50 e altre foto scattate da Caterina durante il viaggio di ritorno a Fiume che hanno compiuto nel 2009. Questo viaggio, mediato da immagini e oggetti del passato, avviene in due tappe. Da Parigi i due coniugi fanno ritorno in Toscana, dove vivono i genitori di Caterina. È lì che la giovane coppia ascolta il racconto di Elena, la madre di Caterina. In seguito intraprendono il viaggio che li porterà fino a Rijeka, Fiume, ripercorrendo quindi all'inverso le varie tappe dell'esodo che sono anche illustrate nelle parti del graphic novel. Capodimonte, Bagnoli, Termini Imerese, Udine, Trieste fino a Rijeka. Un viaggio che, come ogni viaggio di ritorno, porta in sé la promessa o la speranza di una rivelazione su quell'appartenenza custodita dalla memoria familiare. In The Generation of Post-Memory, Marianne Hirsch segnala che la seconda generazione che scrive sui traumi dei genitori è spesso criticata per il fatto che tenderebbe a uguagliare la propria sofferenza a quella dei genitori e a farla propria. Ora, come avviene la trasmissione della memoria familiare nelle due narrazioni di Mori e Sansone Tota? Un elemento che accomuna le due opere è il fatto che entrambe mettono in scena la trasmissione della memoria familiare. La prima parte dell'Anima altrove, di Anna Maria Mori, presenta il racconto delle sorti di una famiglia istriana dai primi anni del Novecento fino al 1945, a partire da un album fotografico che risulta appartenere a un certo Renzo.
Solo alla fine della prima parte si capisce che è il padre di Irene, l'alter ego dell'amore. Quest'album fotografico, che non è riprodotto nel libro, contiene non solo un gran numero di foto, ma anche dei commenti di Renzo. Nel romanzo è la narratrice a descrivere le foto, ma nonostante questa storia d'antenati sia anche sua, nel raccontare le fotografie la narratrice si trattiene dall'identificarsi con i personaggi ritratti nelle foto, limitandosi strettamente a ciò che riesce a ricavare dalle immagini e dai commenti inclusi nell'album fotografico. Sceglie quindi di non articolare la propria soggettività di fronte a questa testimonianza silenziosa che è l'album fotografico. Nello stesso tempo però usa una prima persona plurale che coinvolge il lettore proprio nei momenti in cui è confrontata con i vuoti di una storia che sarebbe tutta da ricostruire. La prima parte del libro in un certo senso istruisce il lettore del romanzo su come porsi di fronte al racconto che sta per affrontare nella seconda e nella terza parte del libro, invitandolo cioè a calarsi nel dolore altrui, ma sempre nel rispetto del confine che demarca l'esperienza di chi racconta, cioè Irene, l'alter ego di Anna Maria More. Nel resto del libro, nella seconda e la terza parte, in cui la narratrice narra la propria esperienza dell'esodo, sono case e oggetti inanimati a raccontare la violenza dell'esodo e la solitudine della seconda vita degli esuli, ma anche a ricordare e a immaginare quello che è stato separato, ciò che ormai manca. Questa personificazione compare proprio nella parte che rievoca l'evento traumatico, ovvero il momento dell'abbandono delle case, creando un effetto straniante che attutisce la carica emotiva contenuta in quelle pagine dolorose. Più ancora che in Nata d'Istria, nell'anima altrova è un senso d'estraneità a impostare e a regolare il rapporto tra istanza narrativa e lettore. Da un lato l'artificio letterario consente al lettore di sentire e di assistere da dentro al momento dello strappo, cioè all'invasione della casa e alla conseguente fuga degli abitanti. Dall'altro permette di mediare le emozioni legate all'abbandono della casa e della terra. Così Mori riesce a creare uno spazio condivisibile che lascia spazio allo sforzo cognitivo che il lettore deve compiere per capire l'ingiustizia che ha generato il racconto. Anche Palacinghe propone un ascolto intergenerazionale rispettoso del confine tra testimone e chi l'ascolta. Palacinghe non è il racconto della figlia sulla madre, ma è una narrazione che è in cui è incorporato il racconto della madre. È anche una narrazione a quattro mani, che mette in scena non solo la trasmissione di una memoria familiare da madre a figlia, ma è anche quella di una memoria affiliativa, in termini sempre di Hirsch, cioè una memoria che vada oltre la linea madre-figlia, una memoria che si estende a tutta la generazione post-memoriale. Infine, Palacinghe è un'opera ibrida in cui si articolano forme di identificazione non appropriative con la prima generazione. Nella prefazione di Palacinghe, quando riassume a posteriori l'obiettivo del suo viaggio, Caterina Sansone si sofferma sulla specificità della connessione che la postmemoria stabilisce con il passato, precisando che è consapevole del fatto che si tratta di un rapporto con il passato che non sia mediato dal ricordo, ma da un investimento immaginario. Al momento in cui inizia la testimonianza di Elena, è dedicata un'intera pagina, come potete vedere, che è in parte vuota, con molto bianco. La trasmissione della memoria familiare che in passato è avvenuta solo in maniera frammentaria viene messa in scena attraverso questa tavola
in cui è raffigurata, come vedete, solo la seconda generazione e non la testimone stessa. La madre, Elena, si vedrà solo nella tavola successiva che vi farò vedere dopo. Significativa qui è la distanza che separa la madre dalla generazione successiva. Il fatto che poi il fratello di Caterina, che è questo personaggio qui, registri tutto con una telecamera, conferisce poi alla testimonianza un carattere semi-ufficiale. Questo setting ricorda inevitabilmente anche le testimonianze di altri sopravvissuti, cioè quelli della Shoah, i video della Shoah Foundation, eccetera. Nel caso di Pala 5, inoltre, la trasmissione della memoria familiare non coinvolge solo madre e figlia, ma avviene in presenza di un terzo, questo terzo che è Alessandro Tota, il marito di Caterina e coautore del graphic novel, lui che ha disegnato le station, e che assume in questo racconto la funzione di mediatore nella trasmissione memoriale. Grazie alla presenza di Alessandro, il racconto di Elena è destinato a rivolgersi non solo alla propria figlia, ma anche alla generazione postmemoriale rappresentata dal genero. È appunto Alessandro a trasmettere la memoria familiare a un cerchio più ampio di lettori, creando le strisce del graphic novel che stiamo leggendo. Ed è anche grazie alla domanda di Alessandro sul passato politico del nonno di Caterina, chiede praticamente se il nonno fosse fascista o meno, è grazie a questa domanda che la rappresentazione della memoria familiare si interseca e si intreccia con la memoria collettiva dell'esodo. Infine, è sempre Alessandro che contribuisce a impedire che la trasmissione memoriale da madre a figlia possa sboccare in un'iperidentificazione da parte della figlia. Il setting della tavola che abbiamo appena visto favorisce infatti una certa reticenza in Elena, che tende a evitare i ricordi più cupi della sua esperienza dell'esodo. Nel racconto di Elena, infatti, si può individuare un framing per certi versi lenitivo. Elena, per esempio, insiste sul fatto che erano in affitto e quindi non persero la casa, solo la camera da letto in un incendio in una baracca in uno dei campi. Rassicura anche i giovani sul fatto che non subirono mai rappresaglie in famiglia e non menziona la paura tra i fattori che portarono la famiglia ad andarsene da Fiume. Riguardo al tema della paura, si può dire che è presente soprattutto fuori dal racconto di Elena. Appare per esempio in un sogno di Alessandro, sui ricordi di Elena. Ed è Caterina a spiegare ad Alessandro il clima di terrore che regnava a Fiume all'epoca. Il framing attenuativo del discorso di Elena è però controbilanciato dalla presenza di elementi metafinzionali, che invitano a riflettere sulla trasmissione memoriale in genere. Questi elementi metafinzionali sono inseriti nella cornice del graphic novel, cioè nella parte del libro che racconta il viaggio di Caterina e Alessandro. La tavola, per esempio, che raffigura la madre nel momento in cui inizia a testimoniare, è, come potete vedere, delineata da una cornice ed è l'unica tavola con una tale cornice. La cornice che ripete anche la forma dello schermo televisivo sullo sfondo mette in rilievo la messa in scena della testimonianza e anche la natura costruita del racconto di Elena. Un altro esempio di metafunzionalità esplicita offre la sequenza che riproduce gli appunti fatti da Caterina, qui, durante l'intervista con la madre. Quegli appunti in realtà contengono una serie di citazioni da testimonianze di altri esuli, le quali sono tratte da un saggio di Raoul Pupo, Il grande esodo del 2005. Nella rappresentazione della testimonianza della madre, quindi, sono inseriti questi frammenti di testimonianze di altri esuli, il che fa vedere come la rappresentazione della testimonianza della madre si intersechi con la memoria collettiva dell'esodo.
Anche le modalità di inserzione del materiale fotografico mettono in evidenza la natura costruita della rappresentazione dell'esodo in Palacinque. Vediamo un po'. Alcune foto raccolte nella scatola di latta di Elena non vengono riprodotte nel graphic novel, ma sono trasformate in disegni, come questa qui, da Alessandro Tota. Durante la prima tappa del viaggio, Caterina scatta alcune foto già a casa dei genitori in Toscana. Vi faccio vedere una serie di 8 fotografie, quindi sempre a due, presentate a due. Sono, come potete vedere, tutte foto, per così dire, vuote, senza figure umane, tranne alcune che ritraggono non delle persone, ma delle foto incorniciate esposte appunto nella casa dei genitori. Questa prima serie di foto con le due Maison Abim, piuttosto che documentare la realtà presente o passata, pongono degli interrogativi quanto a una loro eventuale funzione riparatoria o compensativa. Le altre quattro serie di foto, perché sono 5 in tutto, sono composte sia da foto a colori scattate da Caterina durante il viaggio, sia da foto in bianco e nero contenute nella scatola di latta della madre di Caterina. Spesso, come il caso in questo esempio, le foto del passato hanno a fronte una foto presa da Caterina nello stesso identico luogo, ma in cui ovviamente mancano le persone. Quindi qui è anche segnato che è all'incirca qui che si trovava la baracca che vedete qui sulla foto, su una foto del 1954. Attraverso l'accostamento delle foto del passato e del presente si trasmette al lettore il senso di distacco dal passato provato da Caterina. Lo stesso accostamento delle foto dà voce anche all'urgenza di Caterina di stabilire una qualche continuità con quel passato familiare solo parzialmente trasmesso. Mentre il racconto della madre sembra venire incontro a quel bisogno di Caterina di integrare quella storia familiare frammentaria, la disposizione del materiale fotografico conferisce spessore emotivo alla narrazione del ritorno, in quanto veicola e comunica il senso di vuoto e di frustrazione provata da Caterina di fronte all'impossibilità di accedere direttamente al passato. Al termine del viaggio di ritorno alle origini, la sperata rivelazione, lo dice letteralmente, no? Mi aspettavo con una rivelazione, questa rivelazione sperata, sembra destinata a non avvenire, dal momento che Caterina non riconosce la città, una città dove non era mai stata. Ma è proprio in quel momento di consapevolezza che la memoria involontaria, il sapore ritrovato di una palacinca, le concede di provare, seppure per un breve momento, un legame immediato con la propria appartenenza. E il graphic novel conclude con le parole di Caterina: hanno lo stesso sapore di quando ero bambina. Grazie. Our second session of the morning, when we move more specifically to literature, carry on with literature from where we were before coffee. In this session, we have first of all Mariana Leonti, who's going to talk to us on Pulitzer, and Mariana's from the University of Bath. Katia will read the second paper because, unfortunately, Hanna Sierkowska has not been able to join us from the University of Warsaw. But she has, I'm really pleased to say, sent her paper, so we'll at least have that put into the discussions. So the floor is yours then. Thank you very much. Innanzitutto, grazie infinite, Katia.
Packaging per aver organizzato, per avermi invitato, per aver organizzato questo simposio, e ringrazio anche i relatori che mi hanno preceduto perché hanno già introdotto alcune questioni cardine che riguarderanno anche Fulvio Conizza. Dunque, originariamente il paper era in inglese, poi non so perché, forse per le citazioni in italiano, in questo momento ho deciso di passare all'italiano. Comunque ci sono tutte le traduzioni anche in inglese. Dunque, oggi il mio compito non è semplice, perché è quello di parlare della lingua, della sfida linguistica nella quale si è imbattuto Fulvio Conizza, un autore che abbiamo già citato più volte e che introdurrò molto brevemente, perché sono sicura che tutti voi conosciate molto bene anche di persona, cioè chi l'ha conosciuto molto bene anche di persona, io no purtroppo, sono arrivata troppo tardi. E poi passeremo subito, dopo aver introdotto il suo contesto, a parlare della lingua e dei problemi che ha affrontato Fulvio nei suoi scritti. Bene, Fulvio Conizza nasce nel 1935 a Giorezzani. Successivamente, nella prossima slide, avremo una cartina che indica questo paesino, è veramente un paesino di quattro case, però sono quattro case importanti, Dami Natali e Fulvio Conizza, che si trova a cavallo di tre dialetti, come vedremo subito. È un autore estremamente produttivo, prolifico, ha pubblicato quasi una quarantina di opere nella sua carriera, è stato un giornalista, probabilmente, io ne cito solo alcune per mancanza ovvia di spazio, c'è qui la trilogia Istriana, che è composta da Materada, forse Materada rimane ancora oggi l'opera più famosa, se così posso dire, seppur scritta in giovanissima età, quindi Conizza era neanche 25enne quando pubblica appunto Materada. E successivamente vincerà due premi importanti, che sono Lo Strega, il primo di Areggio, poi Lo Strega, con L'albero dei sogni e La miglior vita, che sono stati, soprattutto La miglior vita, anche tradotti insomma in varie lingue. Però, a prescindere dal contesto locale o a chi si occupa di letteratura triestina, tutto sommato, purtroppo, Conizza rimane non un autore tra i più famosi all'estero. Infatti, quando mi sono trovata poi in Inghilterra, ho dovuto spiegare, difendere le mie ragioni, e spiegare perché volevo occuparmi di Fulvio Conizza, che non tutti conoscevano, anche all'interno dei dipartimenti di italianistica. Bene, brevemente, anche qui avete alcune copertine, ovviamente avrete già letto molti dei suoi lavori. Qui avete, anche io ho dovuto mettere una cartina per forza quando si parla di Fulvio Conizza. Gli eventi ovviamente dell'ultimo secolo in questa zona li conosciamo, però giusto, ho messo anche delle bandiere per spiegare che questi cambiamenti di confine sono stati uno successivo all'altro nell'ultimo secolo. Una breve divagazione: negli ultimi due anni mi sono occupata del museo di Caporetto, Caporetto, e intervistando i curatori del museo, intervistando vari responsabili, parlando con loro mi sono veramente resa conto che questi non sono solo segni, linee che si muovono sul mondo, ma che nel giro di due generazioni, se vogliamo, queste persone hanno cambiato cittadinanza quattro volte, passaporto quattro volte, se non più, ma non come noi a posteriori possiamo immaginare, proprio sulla loro pelle, non sapendo cosa sarebbe successo domani, non sapendo se domani sarebbero stati vivi oppure no. E quindi queste sono linee, però poi vissute da tutti gli esuli di cui abbiamo parlato, vissute da chi appunto proviene da quest'area, significa vita, non è solo una linea su una cartina geografica. E qui abbiamo quindi il passaggio dall'impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale, il passaggio all'Italia, dell'Istria all'Italia, fino alla seconda guerra mondiale. Ovviamente le questioni storiche sono molto più complicate di così, io ho semplificato. E dopo il secondo conflitto mondiale abbiamo il passaggio dell'Istria alla Jugoslavia. Oggi ovviamente la Jugoslavia non esiste più e abbiamo la Repubblica della Slovenia a nord e l'Istria prevalentemente croata. Conizza, il villaggio di Conizza si trova proprio
oggi è bloccato a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, quindi siamo nel nord dell'Istria e piuttosto nell'entroterra, diciamo una decina di chilometri dal mare. Questo è molto importante perché l'Istria non è affatto un territorio omogeneo. Abbiamo un'influenza molto forte veneta sulla costa, storicamente per secoli, quindi abbiamo avuto autori come i Nagalli, che si sono sentiti assolutamente italiani, che hanno scritto in italiano, che hanno parlato di sloveneto, che forse non sapevano se non poche, pochissime parole di croato o dialetto, ciacabo, per essere più precisi, e abbiamo magari autori che vengono dall'entroterra, dal Pisino, o quello che è, e invece magari non sapevano una parola di questo estroveneto. Tomica è esattamente a metà. E da qui iniziano tutti i problemi linguistici. Io mi baserò principalmente su un saggio che magari può sfuggire nell'ampia produzione di Tomica, che è relativamente tardo, è del 95, e si intitola Uno scrittore tra due dialetti di matrice linguistica diversa. È un saggio breve di 5 o 6 pagine, tratto da Alle spalle, da una raccolta consistente che si intitola Alle spalle di Trieste. In questo saggio, che tra l'altro era basato su un intervento che Tomica ha tenuto in Austria alcuni anni prima, Tomica si improvvisa linguista, si improvvisa perché ovviamente è un giornalista, scrittore, ma non è un linguista, però cerca in qualche modo di chiarire quelli che sono stati, innanzitutto qual è il dialetto o i dialetti del suo contesto, e cerca anche di chiarire quali sono state le sue sfide di scrittore nell'accingersi a scrivere appunto le sue opere. Allora, innanzitutto in quest'area abbiamo tre lingue. Tomica si concentra principalmente sull'istroveneto, dialetto, e sul dialetto ciacabo croato. Lo sloveno lo sa meno ed è anche forse un po' meno importante nella sua contaminazione. Cosa dire? Qui è in inglese perché il mio paper è in inglese. Tomica, lo cito, dice che questo suo idioma popolare, questo di Giulizzani, di Materada, attinge liberamente dall'italiano, però attraverso il familiare dialetto veneto, e in misura pressoché uguale dal croato e dallo sloveno, dai dialetti ovviamente, no? Quindi lui si trova proprio in questa situazione, sia a casa, a scuola un po' meno perché poi andrà al liceo di Capodistria, però avrà vari compagni di scuola che provengono dall'entroterra, e quindi da questo dialetto principalmente ciacabo. Sono due lingue diversissime, diversissime. Innanzitutto perché in quella zona lì il croato è soprattutto legato al mondo rurale, quindi al mondo degli attrezzi, al mondo degli animali, al mondo delle piante e anche delle erbe, che lui a un certo punto si mette ad annotare su un taccuino, proprio perché fa solo parole, un dialetto che non è mai stato trascritto, non è mai stato scritto. E quindi a un certo punto si rivolge a sua nonna e dice: per favore nonna, adesso dammi la lista di queste erbe, perché non vogliamo perderla, magari non ci sarà più. Mentre dall'altro lato l'istroveneto è tutt'altro, perché riflette la vita marittima, costiera, una vita fatta di commerci sul mare, e quindi sono parole molto diverse. Ovviamente entrambe le lingue coprono, no? È possibile parlare semplicemente in una lingua o nell'altra, ma in quella zona di specifica sua molto spesso ci sono dei prestiti linguistici, quindi non lo so, la parola di bosco la prendiamo dalla matrice croata, perché ovviamente l'istroveneto magari è meno pregnante, meno significativo. C'è un'altra differenza, questa la aggiungo io di base. Le lingue slave hanno dei verbi, rispetto a quella italiana, verbi più dettagliati, più significativi, più precisi. Questo l'hanno detto spesso anche Pahor e Regula. E quindi per descrivere un'azione, a me basta un verbo slavo, mettiamo sloveno, scusate, però in italiano avrei bisogno di una grande perifrasi per spiegare esattamente la stessa cosa. D'altro lato, l'istroveneto ha più parole, descrive meglio magari gli oggetti, le cose, gli strumenti della navigazione, via dicendo, più dettagliato. Quindi abbiamo da un lato
una prevalenza in qualche modo del verbo e dall'altra del nome. Quindi sono lingue molto molto diverse che appunto non appartengono alla stessa matrice linguistica. Tomizza, quando si accinge a scrivere, soprattutto a parlare di questo suo esodo, perché appunto si sposterà con la famiglia, dopo aver per inciso passato un periodo a Belgrado e a Lubiana, si trasferisce a Trieste, Tomizza deve scegliere, ovviamente spostandosi in Italia e tra l'altro conoscendo meglio l'italiano, perché tra l'altro ha anche studiato in questo liceo di Capodistria, sceglierà la lingua italiana. Però non è una scelta semplice come noi la possiamo immaginare. Infatti all'inizio aveva anche contemplato la possibilità di usare tutti questi dialetti a sua disposizione. Infatti lui dice: se fossi nato poeta lirico, forse le mie immagini, sentimenti e pensieri sarebbero scaturiti direttamente da quella casuale e precaria contaminazione delle tre lingue, col risultato però di riuscire a comprensibile un centinaio di lettori, quindi solo 100 persone l'avrebbero, quelle provenienti proprio da lì, l'avrebbero capito, ma anche con la certezza che qualche mio verso sarebbe stato recepito a Mosca, a Praga e ancora di più a Varsavia. Quindi si trova di fronte a questa situazione, che tra l'altro a me ha ricordato sempre l'inizio di un bellissimo libro di Danilo Kish, scrittore serbo, in cui lo stesso, una tomba per Boris Davidovic, in cui l'autore dice: per raccontare questa storia avrei avuto bisogno di alcune parole in rumeno, altre in ungherese, altre ancora in ucraino o in yiddish, e forse anche qualcosina di russo. E quindi, però poi la storia deve scrivere in una lingua sola, per non avere un centinaio di lettori e basta. Alla fine Tomizza, come ho detto, opta per l'italiano, che è la lingua che conosce meglio, però questa cosa ci dice innanzitutto che per quanto un autore possa essere plurilingue, multilingue, bilingue, le lingue a sua disposizione raramente sono simmetriche. E quindi è molto semplice prediligere un aspetto su un altro, una lingua su di un'altra, e quindi è un rapporto tutto sommato molto sbilanciato, per quanto il suo sia un bilinguismo interno o endogeno, perché queste lingue vengono imparate qua a casa o comunque durante la sua infanzia. E alla fine lui opta per l'italiano e quindi i suoi romanzi saranno quelli dedicati a questo contesto, alla sua terra natale, saranno frutto di una traduzione. Per quanto noi non abbiamo originali, però lui in qualche modo deve mediare tutto questo ricchissimo background plurilingue e trasporlo in italiano. Qual è il rischio? Il rischio è che l'italiano vada a coprire completamente il substrato linguistico della sua terra e riesca questo substrato a emergere nella narrazione solo a momenti, e quindi che un lettore che legga appunto Tomizza possa ritenere che magari gli abitanti di Materale eccetera parlano italiano, e non è assolutamente vero, perché l'italiano, come il croato standard, come lo sloveno standard, lì vengono considerate lingue straniere. E straniero comunque distanti, aliene, non appartenenti al contesto. Quindi cosa deve fare Tomizza? Utilizza l'italiano, però cerca di trovare un modo per far sì che il lettore si accorga che invece questi abitanti di Materada parlano altro. Allora, principalmente, se prendiamo il romanzo Materada, ha utilizzato questo principio di commutazione di codice, per esempio, e quindi l'inserzione di espressioni, parole, appartenenti a questo dialetto, in modo tale che il lettore si renda conto che lo zio di Materada non viene chiamato zio, ma si chiama Barba, oppure che le persone tra di loro non dicano ciao o salve, ma dicano zdravo. Qui vi ho messo una lista di alcuni, semplicemente, oppure che le persone mangino la pinza che è questo dolce tipico della zona, oppure che la pioggia non si chiama pioggia ma si chiama piova,
e via dicendo. Infatti, in questo saggio, Tomizza ribadisce il fatto che a Matarazzo non ci sono le siepi. Le siepi sono un concetto molto più italiano, sono fatte in un altro modo. A Matarazzo ci sono le gravie, dallo sloveno kotrajeti, che vuol dire cingere, e sono quelle diciamo, se uno ha in mente liste, insomma, quei muretti a secco, insomma, è tutta un'altra idea. Infatti, Tomizza dice, le gravie che delimitano le nostre strade di ghiaia mal sopportano di venire chiamate siepi. Per quello io le ho lasciate così nel testo. Io poi mi sono occupata anche un po' della corrispondenza con la Mondadori, quindi mi sono recata in archivio e ho letto le lettere che Tomizza ha scritto, per esempio, a Vittorini. E Vittorini di tanto in tanto cercava di correggere i manoscritti di Tomizza dicendo guarda, puoi migliorare questo, non si dice così, mi raccomando, per favore, deve essere una lingua letteraria, vero? E Tomizza all'inizio, devo dire, era più cauto e accettava queste correzioni, doveva accettarle in qualche modo, però in un certo qual modo ha sempre cercato di ribadire che c'erano dei vocaboli insopprimibili e che quindi quelli non avrebbero potuto diventare. Magari correggeva l'italiano un po' storpiato, un po' deforme, però su queste parole era tutto sommato intransigente. Alle volte, infatti, nei suoi romanzi troviamo anche dei piccoli vocabolari alla fine, in cui ribadisce il fatto che queste parole dovevano venire espresse in questo modo. Tra l'altro, nella Miglior Vita, Tomizza utilizza anche questo, una lingua più italiana probabilmente, però in qualche modo un processo di ibridismo. E per esempio in questa parola che vedete sottolineata in rosso, cucce, questo è il passaggio che vi leggo. Le case di rupa non si elevavano sui macini, me le trovai improvvisamente davanti come le cucce di pietra secco, dove si ripongono gli arnesi e ci si ripara malapena in caso di cattivo tempo. Altri vi trascorrono le notti calde per fare la guardia ai meloni. Qui ovviamente lui avrebbe potuto mettere la parola casa in italiano, però cuce è la fusione di tre idee. Quindi abbiamo la cuccia italiana, lo sappiamo tutti cos'è, abbiamo la cuccia che è la casa in croato e abbiamo la coccia che è la baita in sloveno. E quindi nella descrizione di questo paesaggio questa parola fonde tre concetti importanti e quindi anche questa è una forma che Tomizza ha usato per cercare di ribadire che l'italiano era una traduzione, non era la lingua reale nella quale si svolgevano i fatti della narrazione. Questo esempio Tomizza lo ha chiamato un contagio cronico risoltosi ormai in simbiosi gustosissime e significanti, quindi lui andava anche alla ricerca in qualche modo di questo potenziale linguistico del fornire più significati in varie lingue, per quanto possibile, perché poi il testo veniva recepito da un pubblico italiano. E quindi il plurilinguismo è anche un modo per espandere la lingua, perché le tre lingue prese singolarmente non potrebbero assolutamente fornire al lettore con la stessa forza questa immagine. Ovviamente Tomizza non è ancora soddisfatto e cerca ancora ulteriori metodi per fare in modo che il lettore si renda davvero conto che, per esempio, gli abitanti di Macerata parlano in un'altra lingua e non in italiano. Allora c'è un passaggio in cui a un certo punto Francesco, che è il protagonista, parla con la moglie e questo dialogo appare nel testo in italiano, però Tomizza prontamente specifica, quindi fornisce al lettore una chiave interpretativa molto importante, specifica che i due hanno parlato con Ashu, quindi alla nostra. Non in italiano, non in croato, ma con quel dialetto di cui parlavo prima, con quelle mescolanze, con quelle storpiature e con quegli errori, perché dobbiamo sapere che questi dialetti, molto spesso, per esempio, della versione croata e slovena, purtroppo i casi
i casi di queste lingue molto spesso saltano nel dialetto e quindi per colui che parla un croato perfetto, uno sloveno perfetto, possono sembrare veramente delle lingue fortemente errate. E quindi Tomica specifica, sempre nel saggio di cui vi parlavo prima, perché ha usato questo conascio. Con ciò, e il protagonista, Francesco, intendeva significare di essere risalito con la consorte nell'intimità della casa, alla prima e vera fonte del loro esprimersi, che non consentiva reticenze né abbellimenti né infingimenti. Per me, autore allora 23enne, quel conascio era stato come un avvertimento, col quale dichiaravo che fino a quel momento la narrazione di quei luoghi e di quei personaggi era stata resa attraverso una lingua il più possibile aderente alla nostra parlata, ma che restava ad ogni modo un'espressione esterna, voluta dal di fuori. Segnalavo al lettore che quella trama familiare e collettiva di problemi e di passioni aveva un suo svolgimento più interno, dentro un tessuto linguistico immediato che la plasmava e la scandiva con aderenza e ritmo più appropriato e più incalzante di quanto non apparisse dalla mia fervida e scrupolosa traduzione. Quindi è una traduzione scrupolosa e fervida, ma ha dei limiti, perché poi ovviamente tantissime cose non possono, ovviamente con l'aiuto di Vittorini sono state espulse dal testo. E questo cosa sta a significare? Che come per molti altri autori, tra cui Svevo, forse è la cosa più eclatante, per quello lo cito, questa lingua frammentata va a incidere, e si tratta di una traduzione, quindi va a incidere su un italiano che diventa poco fluido, spesso appunto magari anche presenta degli errori. Infatti i critici all'inizio soprattutto non hanno accolto molto bene la lingua di Tomica. Tomica se ne lamenta perché appunto l'hanno ritenuta ovviamente un po' scura, non sempre adatta per il testo letterario, non sempre comprensibile, frutto anche di queste contaminazioni che non si vedono, perché appunto se il pensiero nasce in una certa lingua poi viene trasposto in un'altra, ci sono dei passaggi non nasce direttamente in italiano, quindi è frutto di una traduzione e in qualche modo questo è stato notato e rilevato dai critici. Ovviamente noi sappiamo che ormai questo problema con Svevo è stato risolto, perché i critici hanno poi progressivamente accettato il suo modo di scrivere, e Tomica però se ne lamenta e dice: un errore di grammatica o di sintassi, peccato geniale in altre parti d'Italia, qui diventa un orrore. Da noi inducono a temere di appoggiarci inconsapevolmente a un'altra lingua, tedesca o slava, la prima al massimo criticata per la sua pesantezza, la seconda rifiutata con sdegno o messa in ridicolo tutt'oggi. Ovviamente qui devo fare una breve parentesi sul fatto che Tomica va a vivere a Trieste e in quel momento l'atmosfera non è delle migliori per la popolazione slovena e quindi in qualche modo il fatto che lui si appoggia a una lingua slovena o croata non aiuta certamente, perché c'è un clima di ostilità che è durato per molto tempo nei confronti di quella che era la Jugoslavia, perché noi oggi pensiamo alla Slovenia, alla Croazia, via dicendo, ma la Jugoslavia dei tempi era, si cercava di ergere un muro, no? La cortina di ferro, si cercava di evitare, si aveva paura, insomma, erano altri tempi. E quindi in qualche modo questo influenzerà anche le scelte linguistiche di Tomica, perché da uno scrivere più magmatico, più multilingue, si transiterà, Tomica deciderà, vivendo anche a Trieste, di scrivere sempre più in italiano, usando sempre meno queste. Ovviamente poi si interesserà anche alla minoranza slovena di Trieste, perché anche all'inizio appunto tra i suoi libri ho menzionato Gli sposi di Via Rossetti, per esempio, queste opere, e in cui emergerà in qualche modo il sottofondo sloveno, però in qualche modo il suo italiano diventa anche un po' più scorrevole, anche un po' più fluido, e soprattutto scrive sempre di più in italiano e cerca di ridurre
l'elemento straniero e secondo me in qualche modo applica un processo, se vogliamo utilizzare termini della traduttologia, di addomesticamento, quindi di adattamento sempre più forte a quelli che sono i valori e i criteri della lingua di destinazione, che è quella italiana, se così posso dire. Però questo significa che si assiste a una grande perdita, a una grande riduzione del potenziale linguistico e soprattutto che si deprime in qualche modo un autore dal suo contatto diretto con la vita reale, quella che appunto gli forniva l'ispirazione. E quindi in qualche modo, e qui vorrei concludere anche andando a parlare di, perché ho parlato principalmente di lingua, ma anche parlare un po' di frontiera, di confine. Il professor Magris ha fornito, secondo me, una delle definizioni migliori, che è quella del fatto che la frontiera sia duplice, quindi da un lato sia un ponte per incontrare l'altro, e dall'altro, come noi ben sappiamo, può essere anche una barriera per respingerlo. E quindi, in un certo qual modo, secondo me, proprio la lingua di Tomizza incarna, o comunque si fa interprete di entrambe queste dimensioni, che poi le persone normali sperimentano quotidianamente, ma che qui vediamo in qualche modo sperimentata anche dal punto di vista linguistico. Nel suo caso, appunto, andando sempre più verso l'italiano, ci mostra in qualche modo Tomizza che appunto la frontiera del confine può anche essere, va anche considerato come una barriera, non semplicemente come un ponte per incontrare gli altri. Ecco, io ho finito. Thank you very much. I think we'll go straight on to the next year we read and let you know that we'll see where we are. I'm just a reader, so please don't shoot the messenger. I haven't seen this paper yet. Quindi non ho sparato sul messaggero, su chi legge questo paper. Uno sguardo fatto di molti sguardi, Trieste secondo Mauro Kovacic, di Anna Serkowska, Università di Varsavia. In uno sguardo sulla città, gli scrittori italiani contemporanei e i loro luoghi, pubblicato da Donzelli nel 2010, Filippo La Porta sceglie Mauro Kovacic, nato nel 1965, come lo scrittore a suo avviso rappresentativo della voce Trieste e legge la triestinità attraverso le sue opere. A noi interessa scoprire quale triestinità, intesa come immagine e identità triestina, emerge da due sue opere, principalmente alla città dedicate, scritte a distanza di 11 anni. Trieste sottosopra, 15 passeggiate nella città del vento e la città interiore. In un'intervista dopo che è uscito il secondo dei due libri, lo scrittore confida a Eleonora Barbieri che la questione dell'identità di Trieste è sempre così centrale perché è un'identità paradossale. Per usare la definizione di 48 Cammini, il triestino è un italiano sbagliato. Egli deve trovare la propria identità nella non appartenenza. Il primo raffronto lascia cogliere due motivazioni e centri di interesse diversi. Nel 2006 Kovacic rendeva conto dei problemi che ci affliggono ovunque, nel sud e nel nord, est e ovest, indistintamente, e della ricaduta di quei mali su quell'angolo del mondo che è il nord-est di oggi. Nel 2017 egli genera prospettive eccentriche, centrifughe, del capoluogo friulano, modula la distanza, cambia angolatura, ma solo cercando un'immagine vera, autentica di Trieste. Vediamo meglio. Anche in assenza di un riferimento diretto a Claudio Magris, ci si accorge leggendo quanto spesso le riflessioni del maestro vengono da Kovacic evocate, qualche volta sfidate,
di quel maestro a cui nella città interiore Kovacic, la classe 1965, rende omaggio richiamando una divertente scena, che ci piace richiamare, di un esame non andato benissimo, data forse l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca da parte dello studente Kovacic. Magris comincia l'esame con una domanda in tedesco. Il candidato, preso alla sprovvista, conoscitore di letteratura tedesca, ma evidentemente incapace di parlare correntemente in tedesco, farfuglia comicamente qualche parola. L'esaminatore fa una lunga pausa e poi risponde: ora io chiudo gli occhi, lei scompare e faccio conto che lei sia solo un brutto sogno. Questo è citato da La città interiore. Trieste denota un'assenza, per cui, citando Hermann Barth, Magris definisce i microcosmi la città un non luogo. Cito: stava bene a Trieste perché gli sembrava di essere in nessun luogo. Citato dal Caffè San Marco. Ciò rende tuttavia l'appartenenza e l'identità triestine alquanto complesse. Per l'autore di Danubio, la natura polimorfa della città vale come metonimia della Mitteleuropa, che ha qui impresso la sua orma. Cosmopolitismo, crogiolo di razze, pluriglottismo, una cultura europea di grande respiro. Trieste, scrive Magris con Angelo Ara nel 1984, è una città di frontiera, storicamente un avamposto dell'impero austro-ungarico e un ideale esponente della realtà in cui convivono pacificamente molti elementi eterogenei, culture, etnie, lingue e popoli diversi. Il fatto che la città vive quel mito asburgico come assenza genera nostalgia, vive della propria immagine passata, di quel che fu nel passato. Una città quindi più mitico-letteraria, più di carta che reale. Cito: una piccola epigonale repubblica letteraria che tende a fare blocco e a farsi oggetto di se stessa in una regressiva chiusura municipale, fine della citazione, abitata da coloro che, cito ancora, sempre da Trieste un'identità di frontiera, coloro che a Trieste parlano troppo di Trieste e di chi parla di Trieste. Tentando le nuove formule, Magris e Ara, per sottolinearne la singolarità e separatezza, ne propongono quella di un'isola continentale. Tutto ciò che agli occhi di Claudio Magris si rivela positivo, anche se si manifesta con momentanea assenza, smarrimento, nostalgia, nelle storie di Kovacic appare molto sfaccettato, vario, ambiguo, ma soprattutto molto attuale e molto novecentesco. Senza contestare l'eredità e il passato asburgico, bisogna evitare di cristallizzare l'immagine di Trieste su quel cliché. Cito: gli Asburgo se ne sono andati nel 1918, noi siamo nel 2017, persuade Kovacic. Il pericolo del ritorno a quel mito consiste nello scavalcare di tutto il Novecento con le foibe, la risiera, ma anche con la riforma Basaglia, la zona A e la zona B. Oltre al biglietto da visita, lo scrittore lo chiama il lato A, cito: quello che conosciamo tutti, il porto dell'impero, l'eredità asburgica, il passato illustre, anche letterario, l'introduzione della psicanalisi con Edoardo Weiss, fine della citazione. Esiste anche il lato B, cito: quello meno letterario e più umano, la città di mare, legata al piacere, al benessere fisico, al godersi la vita. Insomma, un lato edonistico, levantino direi, che non passa mai nel suo stereotipo. Fine citazione, sono le parole pronunciate da Kovacic sempre nel colloquio pubblicato su Il Giornale. Anche nei suoi romanzi e racconti qualche volta lo spirito di polemica si fa acceso. Cito da A nome tuo: via, ribatte il protagonista a chi lo contraria con la domanda: e dove la mettiamo la spiccata italianità dei triestini? I triestini tendono a non appartenere, a fare della loro non appartenenza la loro identità. Nelle passeggiate
passeggiate triestine non resta traccia della varietà passabile, passibile di produrre ricchezza e pacifica convivenza. Kovacic accusa: gli slavi erano temuti e invisi da queste parti e oggi continuano a essere invisi e considerati inferiori, cittadini di seconda categoria, visitatori non graditi. Trieste, prima inospitale nei confronti degli italiani cacciati via dall'Istria dal regime di Josip Broz Tito, ne ha scritto Fulvio Tomizza, coltiva, a dir di Kovacic, il suo retaggio di città periferica, nel senso di sentirsi chiamata a sostenere l'autonomia e la diversità radicali. La stessa autonomia si rese solidale della pretesa italianità e patriottismo della Venezia Giulia fascista, dove, cito, meglio avevano attecchito gli ideali fascisti e le leggi razziali. Ragione per cui durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi, che sapevano di poter contare sulla slavofobia dovuta alla confusione tra comunità slovene, croate e cittadini italiani, forte durante il ventennio, confusione che rese questa parte d'Italia fanaticamente italiana e fascista, scelsero Trieste per ubicarvi l'unico campo di sterminio sul territorio italiano. E questo è citato da Trieste sotto sopra. Nel racconto Doppia Panna, della raccolta La Sposa, il solito narratore autobiografico di Mauro Kovacic, trasferitosi a Roma, chiama i suoi a Trieste. Risponde il nipote, che fa la terza elementare e che ha visto gli interni della casa romana dello zio nelle comunicazioni familiari su Skype, e gli chiede quando tornerà in Italia. La domanda, cito, appariva poi ancora più paradossale perché mi arrivava da Trieste, la mia, la nostra città, il punto esatto in cui l'Italia, con grave scoramento di irredentisti e nazionalisti, vira nelle tinte orientali dell'altro Adriatico. Quindi era questa l'idea che aveva del paese un bambino triestino di oggi? Una città-stato la sua? Poche pagine dopo, la riflessione su Trieste continua. Quel che altrove è una risorsa, il crogiolo di razze, qui diventa motivo di imbarazzo. E i riferimenti ai residui dell'impero asburgico servono per spazzare via il ricordo del nazionalismo del dopoguerra e dell'antislavismo paranoide. Questa è citata dalla Sposa, pubblicato da Pompiani nel 2014. Kovacic vi ritorna nella città interiore. Nel 1938 Mussolini scelse di proclamare le leggi razziali alla Piazza dell'Unità di Trieste, città italianissima, sapendo di poter contare sul particolare zelo vittorio dei triestini che non tradiscono. Il comandante Odilo Globocnik, che dirigerà il campo di concentramento con annesso crematorio della Risiera, era triestino d'origine. Oltre che dai personaggi storici, il fatto è confermato dalla madre dello scrittore e narratore del romanzo dal cognome italianissimo, Stefanutti. Una semplice allusione a una possibile slavitudine le dà ancora molto fastidio, anche se non la considera più, come prima, un'ingiuria. Come la maggior parte degli esuli istriani, la madre di Kovacic è più italiana del triestino medio, a cui, cito, basta rovistare la cantina dei nonni, al massimo dei bisnonni, per scoprirsi ungherese, croato, austriaco. Straniero. È sul sentimento nazionale degli istriani, sul loro patriottismo, che il movimento sociale ha investito per decenni, riscuotendo, come si usa dire ora, grandi dividendi elettorali. Questo è citato da Città Interiore. Non solo non c'è un passato di tolleranza e pacifica coabitazione, la situazione peggiora col tempo. Non è una terra di confine e senza confini, idealmente aperta e ospitale. Trieste sarebbe patria di xenofobia e razzismo. Fino a qualche anno fa, racconta Kovacic, il Trattato di Schengen aveva attribuito a questi confini orientali la responsabilità di difendere dagli ingressi indesiderati non solo l'Italia, ma l'intera comunità dei ricchi.
questo è citato da Trieste Sottosopra. Trieste, cito, è destinata a rimanere terra di passaggio, corridoio, dove i flussi continuano a transitare, a mescolarsi, a confliggere. Non stupisce quindi che, quanto alla triestinità, Kovacic sposta l'accento sulla molteplicità e instabilità di fattori determinanti, caratteristiche e forme di Trieste e della triestinità. In Trieste Sottosopra passa in rassegna esempi di polimorfia, Trieste a forme diverse, o meglio di polivalenza, Trieste significa diverse cose. Identità plurima, multipla, instabile, nel transito perenne. Uno degli esempi è San Giovanni, l'ex ospedale psichiatrico. Da luogo di asilo e confinamento è diventato un parco urbano, riassorbito dalla città. Trieste si è, cito, riappropriata del parco. Ci è riuscita, ce l'ha fatta, è entrata. È entrata nel manicomio, ha restituito San Giovanni alla città, aperto, per far entrare gli altri, uscire loro. Un altro esempio di cambiamento della destinazione d'uso, dotato di segno opposto rispetto all'ospedale, è la risiera di San Sava, che da uno stabilimento per la pilatura del riso è diventata l'unico campo di sterminio in territorio italiano, successivamente un campo di prigionia per i soldati italiani catturati dopo l'8 settembre. Poi un campo di detenzione destinato allo smistamento degli ebrei deportati in Germania e in Polonia. Infine un vero e proprio campo di sterminio di partigiani detenuti politici italiani, sloveni e croati. L'impronta del forno crematorio nel cortile e il percorso della canna fumaria, ricalcati con lastroni di acciaio, ne sono le testimonianze raccapriccianti. Cito, un'assenza presente che sgomenta, citato da Trieste Sottosopra. Ecco un assaggio della vedutezza con cui Kovacic gioca con lo stereotipo dell'assenza e della nostalgia, evocati prima. Nella città interiore, lo scrittore ritorna sull'argomento, facendo leva su una ricerca più sviscerata e correde il racconto di numerosi dati e informazioni provenienti da varie fonti. Parla delle scritte lasciate nella sala delle croci e nella stanza della morte, che sono state coperte di calce dagli anglo-americani nel 1949, quando la risiera si trasforma in campo profughi per gli italiani dell'Istria, diventando, cito, un vero contenitore polifunzionale ante litera. Il possibile intento della cancellazione delle scritte era proteggere i delatori denunciati nei graffiti o forse tutelare gli esuli, già turbati a sufficienza dallo sradicamento. Ma la risiera non resta qui il simbolo dell'indeterminatezza triestina. Altri esempi della giornata destinazione d'uso dei luoghi triestini viene fornita dalla meta preferita della corsa quotidiana del narratore in Trieste Sottosopra, il bosco di Basovizza, con una serie di postazioni per l'esercizio fisico. Quel bosco, chiamato Percorso Vita, nasconde, cito, le foibe, titine omonime, nel maggio del 1945, questo è per inciso, i soldati di Tito vi gettarono i corpi di circa 2.000 prigionieri tra militari e civili, inizialmente destinati ai campi di internamento sloveni. Fine dell'inciso. Con i loro giacimenti umani, le presenze ectoplasmatiche dei kosovari. Cito da Trieste Sottosopra. Basovizza ritorna nella città interiore per rendere palese il fenomeno dell'alternarsi delle diverse funzioni e dei diversi usi dei luoghi nel tempo. Oggi, a due passi dalla foiba di Basovizza, i ragazzi mettono la loro tenda canadese dalla città interiore. Lo stesso percorso vita acquista un'altra valenza ancora se si pensa che quel che era una volta il piccolo paese dell'altipiano carsico è diventato di giorno una palestra naturale per la corsa e un campo di atletica. Cito, uomini liberi in fuga da niente e da nessuno. Ma di notte, cito ancora, guardo della speranza.
la Trieste sotto sopra, della gente in fuga. Vi avviene una, cito, sovrapposizione, involontariamente oscena, qualcosa di simile ai boat people cubani sulle spiagge dei bronzei surfisti della Florida. Gli ultimi 8 kosovari sono stati presi proprio a ridosso del muretto dello Stretch. Era una notte di gennaio del 1999. Fine della citazione. Un altro esempio ancora meno vistoso della polivalenza contemporanea del palinsesto sincronico dei luoghi appare nell'ottava passeggiata di Trieste sottosopra, è il Teatro Verdi, dove sugli scalini di giorno si avvicendano acquirenti mitteleuropei per fare lo shopping. Alla sera la vecchia borghesia triestina e qualche studente melomane. Teatro di doppio turno, citato da Trieste sottosopra. La storia della città segue uno schema complesso. Trieste diventa italiana nel 1918. Nel dopoguerra, fino al 1954, era occupata dagli americani. Cito, da Trieste sottosopra, nel 1965, che per inciso è la data di nascita di Kovacic, Trieste è italiana da 11 anni, ma c'è ancora quel senso di spezzatura. Dire, cito, noi siamo triestini, significa, cito ancora, ex sudditi asburgici, ex cittadini della Venezia Giulia fascista, ex abitanti del territorio libero. L'Italia è lontana. Citato da noi tu. Anche nella città interiore, in occasione di una chiacchierata notturna via Skype con la sorella che lavora a Dubai, il narratore spiega chi sono i triestini, gente formata dai passaggi da una parte e dall'altra, e un'altra ancora nella prima metà del Novecento. Cito, italiani speciali loro malgrado, sottomessi agli austriaci fino al 1918, difesi arditamente, ma di fatto negletti dal fascismo durante il ventennio, perché troppo vicini ai territori slavi, infine assediati e divisi dalla Jugoslavia di Tito. Tale complicato quadro storico, che scopre l'avvicendarsi di popoli, etnie, esercizi e ideologie nel territorio triestino, mina la mitizzazione del luogo e complica l'identità basata sull'appartenenza al luogo. In Trieste sottosopra leggiamo che, cito, identità autentica di Trieste passa attraverso la sua natura contraddittoria. In Aperdifiato lo scrittore aggiunge che andare contro le immagini stereotipate è necessario perché, cito, il cliché non dà conto della complessità della città vera, quella città che egli dichiara di amare di più al mondo. E così la città di oggi è sempre un mosaico di molti pezzi, cambia ininterrottamente il carattere e l'uso dei suoi quartieri. San Giacomo, il rione di antica tradizione proletaria, diventa il paradiso degli affitti bassi, vecchi bilocali ristrutturati, una zona semicentrale e quindi, in modo conseguenziale, il laboratorio multietnico come l'Esquilino di Roma. Le successive ondate di immigrazione continueranno a modificare la fisionomia delle singole parti della metropoli. Kovacic osserva l'arrivo degli albanesi nel 1991, serbi, croati, poi gli africani. Ne ammira la stessa gioia che dovevano avere i suoi genitori, dice Kovacic, nei primi anni 60. Cito, dalle città interiori, guardo con invidia i loro brutti denti, la loro felicità. Ma la Risiera non rimane l'icona dell'indeterminatezza, della mutevolezza e polivalenza triestina. Nella città interiore lo diventa la scrittrice transgender Jan Morris, autrice di Trieste and the Meaning of Nowhere, del 2001, che arrivò a Trieste ancora come Anthony, un giovane soldato neozelandese. Il passaggio avvenne nella città. Morris ha colto nell'indeterminatezza, ovvero né, cito, l'oscillazione di un'identità volta a volta iperborea e mediterranea, ma anche asburgica, italiana, slava, greca e profondamente ebraica, o forse nella fluttuante simultaneità di ognuna di esse, coglie la caratteristica principale di Trieste,
Indeterminatezza e inafferrabilità caratterizzano la città, al punto che, cito dalla città, le città interiori, il ritratto, anzi il non ritratto, che ne restituisce meglio l'essenza, è proprio il nowhere del titolo. Morris annota nel suo travelogue che il triestino è l'esatto contrario dell'italiano medio. Più, di più si discosta dallo stereotipo dell'italiano espansivo, canterino, scaltro, volubile, amante della guida veloce. Trieste per lei è, cito, una città a prevalenza linguistica italiana in territorio slavo. Come Riga, città tedesca della Lettonia, o Vilnius, enclave polacca in Lituania, nota Kovacic, centri urbani stranieri circondati da popolazioni autoctone. L'indecidibilità presente nella sofferta esperienza biografica di Morris, di padre gallese e madre inglese, teatralizzate in una specie di esistenza performance, fa sì che, cito, non può sfuggirle la natura del confronto sloveni-italiani. Per i gallesi, come per gli sloveni, parlare la lingua dei dominatori era il requisito per poter sperare un'ascesa sociale. A distanza di anni, Morris si rende conto che nella sua storia personale, vissuta nel frattempo, cito dalle città anteriori, l'identità fallica dei nazionalismi ha lasciato il posto a un'identità diffusa, rizomatica, la cui non appartenenza è forse il regalo più prezioso della sua città di elezione. Deve sembrare una provocazione da parte dell'autore, forse lo è, accantonare i mostri sacri, Joyce, Saba, Svevo, e preferirvi Jean Morris. Oltre alla scrittrice, già soldato neozelandese, diversi richiami vanta anche uno scrittore triestino certamente non tra i più grandi, ma la cui biografia attesta che la storia di Trieste è fatta di contraddizioni. Lo scrittore quale Pier Antonio Quarantotti Carmini. Nel 2015 esce per la Bompiani l'edizione delle opere scelte di Quarantotti Carmini, curata e prefazionata da Kovacic, che Kovacic elegge in seguito a proprio avo letterario e con le cui storie triestine spesso identifica le proprie. Cito, se un giorno dovessi scrivere la mia autobiografia, la intitolerei Un italiano sbagliato. Come uomo sento di essere qualcosa di simile a uno straniero in patria. Non da Svevo, non da Saba o Svevo, Kovacic si sente raccontato da Quarantotti Carmini. Cito dalle città interiori, Arius e compari dell'onda dell'incrociatore, figli di custodi e portinari, la mia gente, la mia vita. Si arriva così, parlando di scrittori di secondo ordine o eccentrici, quale forse Kovacic stesso si sente, cito di nuovo, la coscienza di Zeno mi poneva di fronte al triestino che non ero e non sarei mai stato, se non nella forma sempre additabile quale parvenuto. A scoprire al cuore della città interiore la figura di un giovane poeta, Ivan Goran Kovacic, l'omonimo dell'autore. Eletto al proprio numero tutelare, la cui vita testimonia di paradossi assurdi di cui è piena la storia triestina e di cui si ricerca la sepoltura. Essendo le poesie di Kovacic introvabili in Italia, Kovacic, quello con la C, parte per Zagabria, dove riesce a farsi fotocopiare in una biblioteca una poesia di Paul Éluard. E mentre viaggia si domanda, cito, che cosa cerco? Susanna dice che non le radici e non un ritorno a casa cerco, ma una stele funeraria, la croce del fratello morto che mi assolva dall'indifferenza e dalla non appartenenza. Sei italiano o sei slavo? Se porti quel nome, perché non parli croato? Se sei italiano, perché ti chiami così? Eppure la realtà è sempre più complessa di quella che pare. Percorrendo il territorio della ex Jugoslavia, riflette, cito, ecco l'Europa, un mosaico di popoli speciali, regioni a statuto autonomo, il provincialismo delle piccole patrie, dei conti separati. Leggiamo dopo la visita del narratore a Sarajevo, ora centro della patria dei serbi di Bosnia,
che hanno fatto sparire le moschee a distanza di chilometri. Cito di nuovo, i musulmani della Bosnia e dei Serbi, una spirale etnica che dà le vertigini. Torniamo a Ivan Goran Kovacic. Ucciso dai nazionalisti serbi nel 1995, ha lasciato la testimonianza e la protesta contro la tortura e strage compiuti dai nazionalisti croati. Per un attimo è diventato perciò un simbolo internazionalista di cui la nuova Jugoslavia aveva bisogno. In le città interiore. Quando è scattata l'operazione Tempesta, l'esercito croato ha messo in fuga i civili serbi, mentre il generale serbo-croato Mladic trucidava 8.000 musulmani sotto gli occhi dei soldati dell'ONU. 20 anni più tardi, nel 2015, Kovacic parte alla ricerca della tomba del poeta Kovacic, pur essendo avvertito da Predrag Matvejevic, cito, impossibile che vi sia qualcosa che ricordi Ivan Goran. Non c'era nulla da trovare. La Bosnia meridionale è territorio serbo e sono stati i serbi a ucciderlo. Eppure Kovacic non rinuncia, sente il richiamo del, cito, del ragazzo morto, la tomba di uno scrittore massacrato, quella pietra mi aiuterà. Aiuterà a far cosa? Non avendo trovato la tomba di Ivan Goran, e forse non essendoci una tomba reale, Kovacic decide che la roccia su cui egli si è seduto sarà la stele funeraria del poeta partigiano ucciso. E che quella stele può essere ovunque, basta deciderlo per dare allo scomparso la sepoltura simbolica. Si scrive per chi resta, così scrisse Ivan Goran, e così forse scrisse anche lo studente Pino Robusti, autore delle scritte alla Risiera di San Saba. Scrissero sapendo che per loro era finita. Il romanzo di Kovacic diventa un vero documentario su Trieste e sulla sua storia dopo che il narratore ha deciso di non partecipare al programma documentario sulla Trieste asburgica. E qui ci sono ancora altre 5 pagine, non so dove tagliare, riassumere. Il paper continua, per cui i tre scrittori, Jan Morris, 48 Gambini e Ivan Goran Kovacic, sono i modelli a cui approda Mauro Kovacic nel tentativo di sfuggire all'immagine della metropoli eminentemente letteraria, la Trieste città di carta. La Trieste città di carta ovviamente è diventato uno stereotipo per quanto lusinghiero e per quanto produttivo, però sempre uno stereotipo. Trieste è oggi insieme una città commerciale, una Berkeley europea, la città più meridionale del nord dell'Europa. Cito da Trieste sottosopra. Accanto alla città dei caffè letterari, della composta amicizia di Svevo e Joyce, c'è sempre stata un'altra città, morbida, disinvolta, picaresca, dai connotati quasi carioca. C'è un edonismo antico, morale, nei triestini, e anche un vitalismo moderno, un po' easy going, alla californiana. Un amore per la vita che veneti e udinesi considerano erroneamente come godereggio. Solo perché non si confà agli standard della produzione e del profitto nordestino. Non a caso molti di loro indicano Trieste come la Napoli del nord. Quindi la città multidentitaria lavora, Trieste come città del capo, come Montreal, Riga, Vilnius, Gerusalemme, si legge nella città interiore, è un nowhere. Divenuto un grande everywhere, è la città interiore, un organismo collettivo che non ha più bisogno di costruirsi un'identità perché è capace di trasformare l'odio, la paura e i pregiudizi in una forma di convivenza. La Trieste di Kovacic non ha rimosso il passato, ma lo ha reso obsoleto, museificato. Cito, per l'Europa occidentale la storia è solo un reperto da conservare in una teca, un sito archeologico da esporre ai turisti, come in un parco a tema.
mentre il passato lo viviamo oggi nei problemi che confrontiamo e che abbiamo ereditato, irrisolti come la xenofobia e il razzismo dell'Occidente, che considera barbari coloro che la storia ora la vivono sulla propria pelle. E questa è la conclusione. Fuori i due libri accentrati su Trieste, ma lungo tutto l'arco della sua produzione, lo scrittore triestino mette assiduamente a verbale le malattie, le anomalie sessuali, l'onanismo, l'incesto, lo stupro, l'abuso dei minori, disturbi alimentari, nutrirsi sregolato, bulimia, pratiche estreme di ascetismo, masochismo, tossicodipendenza, sperimentazione con varie sostanze chimiche, che si assumono, non capisco cosa vuol dire, si versa nel fiume o con cui una reminiscenza svediana si fa esplodere il mondo percepito come un'abnorme anomalia. Sullo sfondo delle malattie e ossessioni odierne compare un mondo in disordine, composto di ipermercati, discoteche, fatto di corruzione, catastrofe ecologica, pornografia, pestilenza spirituale, scelleratezza morale, cinismo, violenza, anche autodistruttiva, sfruttamento, follia, razzismo. Quando Claudio Magris avvertiva la nascita di un nuovo topos della città patologica, dove esistono soltanto i nevrotici, e cita Trieste nuovamente di moda perché la sua assenza e la sua marginalità sono lo specchio di una condizione generale della nostra civiltà, Kovacic aveva appena pubblicato Storia di pazzi e di normali, La follia in una città di provincia, pubblicato nel 1993, ma non le altre opere, catalogo delle vere patologie odierne. Il mondo in disordine raccontato da Kovacic ha allo stesso tempo un'atroce ansia di normalizzazione, di omologazione, che comporta il camuffamento dei malati terminali, degli extracomunitari, degli anziani, dei pazzi, tutti coloro che ostacolano un ritmo produttivista e consumista. Il Nord-Est si sforza di darsi per sano e normale. Del malato immaginario di Svevo, che un tempo non voleva guarire, accettando che le cose comunque non stanno al loro posto e continuando a vivere in quel caos, oggi prende il posto l'immagine del sano immaginario, che non accetta la malattia e fa di tutto per rimuoverne i sintomi. Qual era la parolaccia che tu hai saltato? Ho saltato una parolaccia. Ah, quindi no. Non capisco. No, no. Io credo che avrei rinquanto. Massima di vetro. Era una sintassi errata. Non funzionava la frase, quindi non capivo il. Approvo, questa. Poi te la faccio vedere. Approvo questa pudicizia. Grazie. All right, welcome back for the afternoon session. I think we're going to have a bit of an English start, and then we'll revert back to Italian. It's a fully bilingual convegno, so that's going to exercise your language linguistic muscles. A slight change of plan. Professor Magris's talk has been shifted by half an hour, and Sandra Parmigiani from Guelph University has kindly agreed to come first. So the first half hour is yours. Sandra is from Guelph University. She's an expert on Triestine literature, and can I coin a neologism? She's a magriologist. Thank you very much, Katya. I think I'll sit down. I'll sit down. So, thank you to everybody for the organizers for this inviting me to this wonderful conference and for the speakers who spoke before, because you really set the tone for this conference and started an inquiry into the nature on the practices around the border. So, it's a bit intimidating coming here and speaking directly in front of Claudia Magris, but I'll go do it anyway. So the northeast border of Italy has been for over 100 years
a geopolitical and cultural site defined to a significant extent, albeit not only, by what Michael Rothberg describes as competitive memories, that through a comparative process seek recognition and often primacy of traumatic memories through the downplaying of other histories of victimization. Along this border, competitive memories and cosmopolitan solidarity make inroads and lose ground with surprising facility, making it a veritable laboratory for the study of the frictions caused by the fault planes of history, identity, and memory. The privileged a privileged medium to investigate and embody such complexity is literary representation, which, as Birgit Neumann's reminds us, allows, and I quote, a self-reflexive disclosure of the meaning-making process that highlights memory's connection to the present, thus laying bare a specific process of narrative mediation, end of quote. Claudio Magris has been for many years a prime interpreter of lives lived along this radical border. He has investigated the physical, emotional, and intellectual challenges that it poses, the resourceful, yet often tragic, compromises and creative answers that it elicits. His ongoing fascination with borders, identity, and memory played already a fundamental role in inferences on Sabre and Damien, and has taken a particularly meaningful direction toward cosmopolitan and multidirectional memory in his last two novels, Alla cieca, Blindly, From Now On, and On Luogo a Procedere. Whereas Magris repeatedly engaged with the marginal, silenced figures of history, his recent narrative increasingly, and I use Rothberg's words here, cut through national contexts, periods, and cultural traditions, end of quote, progressively opening up multidirectional vectors of narrative inquiry that make his last two novels, and especially Blameless, as we shall see, a veritable narrative actualization of multidirectional memory. Both Blindly and Blameless are narratives developed in a circular manner through the revisitation of characters and themes that acquire a full dimension through a progressive process of narrative layering. Salvatore Cippico, the protagonist of Blindly, was one of about 2,000 Italian communist workers from a shipyard in Monfalcone, near Trieste, who decided to leave Italy and move to Tito's Yugoslavia to build a socialist state and fulfill in this way the dream of an equal, free, and transnational society. Shortly after their arrival in June 1948, Yugoslavia broke its ties with Stalin's Russia, and the country was expelled from the Communist Information Bureau, or Cominform. Because the Italian workers, committed to the orthodoxy of Stalinist communists, considered Tito a traitor, they became overnight political enemies. Tito interned most of them in his concentration camp for political dissidents on the island of Goliotok. The narrative voice is located in a liminal space in this novel, probably an asylum. And its recollections are, and his recollections are broken splinters of a life that has traversed the 20th century, has experienced a Spanish Civil War, the tragedy of Dachau, the faith in the communist regeneration of the world, Tito's gulag for political dissidents, and emigration to Australia. Cippico's voice morphs throughout this visionary novel, also in that of the adventurer, Jorgen Jorgensen, an equally tragic and tormented figure who was present at Nelson's siege of Copenhagen and traveled to the southern hemisphere, where he is among the first settlers of the Van Diemen's Land and will end his life there in a penal colony. The penal colony that, as Elena Koda reminds us, and quote, is very similar to the gulags and concentration camps experienced by Cippico in 20th century. In Blindly, Magris engages with a variety of threads of historical, individual, and collective memory that, as Rothberg says, overlap, borrow from each other.
reverberating individual and collective histories touched by the Holocaust, political persecution, colonial practices, in a dynamic that excludes the possibility of what Rothbard defines as a straight line that runs from memory to identity. The novel becomes a space of dialogical interactions and intersections of memories, classical and modern myths, such that as Jason and the Argonauts and the Golden Fleece, that for Chipiko becomes a ragged red flag, stomped upon by the careless and violent pacing of history. Rothbard posits that, quote, memories are not owned by groups, nor are groups owned by memory. Rather, the borders of memory are jagged. Memory's anachronistic quality is actually the source of its powerful creativity, its ability to build new worlds out of the materials of older ones. End of quote. Blindly powerfully forces a continuous negotiation of what, along the Northeast border, are supposedly entrenched memories and identity-level narratives. In it, Madris delves in the exploration of the competitive and owned memories of the border in a journey that takes him from Trieste to Tasmania and back, from the 20th century gulags to the colonial victims of 18th and 19th century Europe. Chipiko's life, splintered by the violence of history that defines the very existence of the border, is a synecdoche for a global condition of displacement and persecution. In Blameless, though, Margaret moves even further along in this direction. In May 1974, Diego de Enriquez died in Trieste in a mysterious fire in the warehouse where he lived, surrounded by vast and bizarre collections of war memorabilia, which included also a personal archive. In it, among piles of recorded notes and historical documents in his collection, were the Enriquez notebooks that allegedly contained sensitive information about the only German extermination camp in Italian soil, the Miseria di San Salvo. This early 20th century rice husking facility on the outskirts of Trieste was turned after the September 1943 German occupation of the city into a camp where Jews, political dissidents, and partisans were imprisoned, tortured, and either killed or sent to other camps in Central and Eastern Europe. From April 1944 to the liberation of the city at the end of April 1945, in the Riziera was operational an oven that the Germans blew up before the final. The Henriquez's death has never been fully explained, and it probably never will. But his decades-long plans to build a museum of war that would contribute to an everlasting peace, and his connection to the Riziera into the Triad in the 1970s put an end to a 30-year forgotten chapter of Trieste history, captured Claudio Magris's imagination and freely inspired Ben's. This is an image of Enriquez, his beloved. The novel tells the intersecting stories of the anonymous deceased collector and of Luisa, the woman in charge of preparing the first plan of the future museum that will host the collector's material. In the background, his mysterious death and the disappearance of the notebooks that contain lists of compromising names raise questions about the role of local touristing personalities, a supporter of informers of the Germans, people instrumental to the efficient daily running of the extermination camp and of its load of human suffering. The 53 chapters of the novel are organized as a virtual itinerary along the museum's routes that host an array of machines and instruments of war, tanks, rifles, bows, arrows, specimens of cactuses, anti-aircraft sirens, and much, much more. Then there are notes, posters, uniforms, pages of the collector's surviving notebooks from where his voice speaks with persuasive force and eloquence. And there are 8 additional sections distributed at irregular intervals that tell the story of Luisa, the female narrative voice of this novel. She's the daughter of Sarah, a Triestine Jewish woman whose mother, Deborah, died in the Riziera.
and of Sergeant Brooks, an Afro-American soldier who came to Trieste with the Allied Army to liberate the city. In 1954, Brooks joined the United States Air Force in Europe at the NATO base of Aviano, not far from Trieste. So Luisa embodies really the encounter of a lineage of persecution. Her genealogy is defined by two centuries-old exiles of the pre-modern and modern world, on both the maternal and the paternal side. Her story and the story of her family, interwoven and scattered amidst other narrative lines, surfaces to progressive representation, very much like in blindly, in a circular manner, that again, at each reiteration, provides incremental knowledge. And then there is also a third narrative line in Blameless, comprised of four independent title sections that form a series of mini-narratives at first sight, only loosely connected to the rest of the novel. They might seem digressions, but in fact constitute one of the pillars of the novel's engagement with colonial history and memory, for the most part. They function as commentaries, and at the same time as a scaffolding of this composite edifice built on a web of intersecting memories and narratives, which in their uncanny combination flash a blinding light on dark chapters of colonial imperialism and victimization, which has as its counterpart a failed process of deintensification in post-war Trieste. So the Collector's Museum becomes a virtual place of memory where Luisa attempts to order a heterogeneous accumulation of unconnected fragments of life. The museum is both a place, a place of what Levi-Strauss designates as a radical contingence and of physical historicity. Ares for Irene or Arcana Belli, a comprehensive museum of war for the advent of peace and the deactivation of history. This is how it's called. And Trieste, in fact, has its museum of war now, that has been inaugurated 2-3 years ago, and this is the image of this museum. The museum, then, is the place where life must be acknowledged in the traces of its destruction and, even more eloquently, in their absence. The collector's frenzied activity to accumulate more and more traces is a never-ending battle against forgetting, in an act of historical remembrance. Jay Winter in Remembering War identifies the museum, and I quote, as a symbolic exchange between those who remain and those who suffered and died. The recognition, the rethinking, and the restated aloud of claims, moral, political, material, which other human beings have on us. So the missing collector's notebooks contain the names of Triestine informers and visitors that the prisoners of the Risiera scribbled on the walls of their cells and that were later painted over and removed from the city's memory and its history. By transcribing the names and the drawings etched on the cell's walls, the collector preserves the agency of the vanquished, while the disappearance of those documents mutilates the dead. As the collector states after the walls were painted over, the memory of what happened doesn't exist. It never existed. You don't know that it existed and that it was excised, because it took away with it everything that had happened and that therefore never happened. The smoke from the Risiera's chimney drifts out, recycled and blameless. The witness's absence and their re-inflicted muteness can be inscribed in the legal muteness identified in the non-verbal by Marianne Hirsch and Leo Spitzer. And Trieste emerges from these pages is a laboratory of how to maximize and practice oblivion. The city that mastered the oblivion of its own past, in which the Allies willfully played a role, is the same place where Luisa's mother and father could start a new life and where Sarah could set aside her inner demons. It was a new, fresh,
sorry, a new fresh slate for two human beings who recognized each other and embraced the confluence of their respective exiles. This is a long quote. Deep River, and you can maybe read it without my voiceover. I'll give you just a minute to do that. So through the generational memory of Luisa's ancestors and the scaffolding of the novel on post-colonial stories of victimization and endurance, as we will see shortly, Marquez brings the Lisiera in dialogue with the return to the non-contemporaneous, through which, as Gross states, quote, one not only pays respect to that, to what has failed or been silenced, but also acquires a standpoint from which to criticize the contemporary age, an age that does not seem much inclined to encourage criticism of any kind, above all, criticism of itself. End of quote. The first one of the historical debris, or this extra four chapters revisited throughout the narrative, is the story of Chervish Pio Jade Mendoza, excuse me my pronunciation, a Paraguayan Chamacoco, an Indian tribe from the Gran Chaco, and of Albert Boitech Fritsch, the explorer, ethnologist, anthropologist, and botanist who brought him to Prague in 1908 to cure him of an intestinal disease. There is then the story of a young Creole, Luisa de Navarrete, who had been kidnapped in Puerto Rico by Caribs and brought to Dominica in 1576. The homonymic Luisa, narrative voice and narrator of this novel, decides to rewrite this story, one of those that her father used to tell her, and she fills the gaps, and then includes this story in the museum too, because this too is a history of persecution and violence. Luisa de Navarrete's testimony to the Inquisition is a masterpiece of self-preservation, with the manipulation of her interrogators and her extreme ability to protect from any indiscreet gaze the 4 years that she spent with the Kalinagos in the forest. In the continuous mirroring and foreshadowing of the narrative that moves back and forth between contemporary time and past centuries, Luisa de Navarrete then prefigures, in a sort of biblical prefiguration, Pearl, the black slave that the collector's great-great-grandfather had brought to Trieste in the late 18th century, spellbound by her beauty. The hypocrisy of Carl Philipp, though, who was in good relation with the Société des Amis des Noirs while involved in the trade slave, foreshadows the hypocrisy of the Triestine citizen who found it convenient to maintain good relations with the Allies while keeping quiet about their previous collusions with the powers in control of the Adriatisches Künstlerland during the war. By interweaving this multiple strand of individual and collective histories and memories, in a multi-directional fashion, Marquez reveals that each strand is always contaminated and indebted to other memories. It is spurious. It is a palimpsest, a page wiped clean, so it can be written on again, always the same story, but superimposed on the previous one. Writing, and I'm quoting Marquez here, sorry, without saying that I was quoting Marquez. Writing, a type of writing that covers other writings with corrections difficult to read but not erased. It too destined to be retouched and rewritten but not completely obliterated, passing from mouth to mouth and from page to page. End of quote. Writing blindly, Marquez had initiated the adoption of such interweaving of Western and post-national history and memory. In Blameless, he specifically addresses the possible coexistence of Holocaust and post-colonial memories in a non-competitive fashion. As, and I quote Rothberg here, subject to ongoing negotiations, cross-referencing and borrowing, as productive and not privative. A coexistence that has the potential to create new forms of solidarity and new visions of justice. End of quote. Marquez's choice in Blameless is daring. And he is able to maintain a remarkable balance, avoiding both the risk of relativizing the paradigmatic meaning of the
Shoah is a benchmark of humanity's horrors, and of subordinating events remote in time and space, such as Czerwish and Luisa de Navarrete, through a pale comparison to the mute lost humanity of the camp. By broadening the scope of the Holocaust narrative and the human absence that characterizes its core, Blameless, and I quote, acknowledges how remembrance both cuts across and binds together diverse spatial, temporal, and cultural sites. And this is Rothberg again. In this sense, the novel not only provides a new negotiation of cultural memory, but also creates a specific narrative actualization of multidirectional memory. In it, using Birgit Neumann's words, quote, each event is related to others in both a forward and a backward direction. Blameless is one of those fictions of meta-memory in which the functioning of memory itself is problematized, thus rendering the question of how we remember the central content of remembering, as Neumann reminds us. In conclusion, it is important to note that Magris does not bring the meandering process of institutional remembrance through the museum to a closure. As Rigney reminds us, that closure often marks the beginning of amnesia, unless institutional remembrance is continuously invested with new meaning. This unfinished revisitation of meaning that leaves a series of counter-memory practices open to further questioning along and beyond the northeast border of Italy is one of the strengths of Blameless, a novel that partakes of and promotes a desirable shift from sites of memories full-fledged interpretation of the present-past relation in a closed system of value, so a shift from sites of memory to processes of memory. Thank you. So it is my joy and a rare privilege to introduce Professor Claudio Magris, professor of German at the Universities of Turin and Trieste, renowned and prize-winning author, columnist and translator. I counted more than 30 amongst prizes and honors and counting, you know, more are added on all the time, Senator of the Italian Republic. Without a doubt, Magris is one of the most influential Italian scholars of our times. To quote his friend, the late Predrag Matvejevich, he is one of the most authoritative figures of Italian literature and culture today. Magris's reputation ultimately rests on his acclaimed study on Habsburg literature and culture, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, brought out with Einaudi in 1963. The seminal work established a fertile field of inquiry on the legacy of the Habsburg Empire, Jewish identity, and multilingualism. Magris flanked the study with numerous translations of literary works by Hoffmann, Roth, Ibsen, Kleist, Schnitzler, to quote just a few. In 1986, Claudio Magris published what many consider a masterpiece and his most influential volume, Danubio, Danube in English, a travelogue, but much more than a travelogue, of course, highlighting the diverse cultures of Middle Europe touched by the Danube, from the river sources through to the Black Sea. The Guardian described Danube as, I quote, a timely elegy for lost Europe, written at the end of the Cold War and glimpsing a common humanity at a time of imminent danger. 30 years on, its message is even more powerful. Danube has been translated in 28 languages, so far at least. I really cannot do justice to the dozens of volumes, more than 40 altogether, both critical studies and creative prose writing, including numerous plays, that Claudio Magris has brought out since. But please allow me to briefly mention Trieste, un'identità di frontiera, a literary, historical, and cultural historical work co-authored with Angelo Ara between 1982 and 1989. This book stands powerfully behind every single publication, and I mean every single publication, on the cultural identity of the Italian Northeast, including those
of all the scholars present in this room today. And personally, I owe Claudio a huge debt of gratitude and a massive case of anxiety of influence, if I may be so presumptuous, in my own scholarly work. Port cities and frontiers share, I quote, a certain corruption and degeneration of morals, a mixture of strange languages and customs, an allurement to pleasure through either extravagance or indolence, writes Cicero in the Republic, praising Rome for not being one of them. Claudio Magnus's reflections on Trieste, the border and the frontier today, are certain to bring us that allurement to pleasure condemned by Cicero, but so eagerly sought by us all. So friends, colleagues and students, please join me in welcoming Claudio Magnus. I'm very happy to be here, and very grateful to Katia Pizzi to you for the possibility for me to be here, to meet you, and I'm also happy to see here some very important friends of mine to whom I have a great gratitude concerning my book, the interpretation, and so on. It is a little nonsense that certainly the man here who is the last in the speaking English, with my already English, is going to speak in English after that other have spoken in Italian. But I am very I respect the hierarchy, and I thought that I had to speak in English, and I speak in English anyway. And also, I think, anyway, I am afraid that concerning the subject of our meeting, you have come at the wrong place, at the wrong conference, because concerning my conference, because I don't go to speak about the situation in North Italy, that is to say, about the subject of our seminar. We have had a lot of very interesting and lively interaction about it. I try to speak about borders of different ways, more as a witness in this case than as a scholar. Certainly, all my books, more or less, are permeated of these problems, but except this book of mine and of Angelo about the Italian frontiera, in the form of invention, novels, fiction, as Sandra Parmigiani underlined in her marvelous intervention. Certainly, the experience of the border was fundamental for me, even before I was conscious of it. When I was a small boy, I was born in 39, the border, which was very close, was not just any old border, we have also already spoken about today, but was a border which divided the world into two. It was the Iron Curtain, and I saw that border on the cards of this rocky territory surrounding Trieste. When I went there to play, to walk and so on, and on the other side of that border lay the time of world was that was unknown, vast, threatening, the world of the East under the dominion of Stalin, a world one could not enter because the border was impassable. Yet, at the same time, first point I would like to underline, it was a world I knew very well. The lands which had once formed the political part of Italy, but which Yugoslavia had annexed at the end of the Second World War. Lands I had been in when I was a child or a very young boy. And so in some way I felt that behind the border there was something both known and unknown. And I believe
that this is fundamental to literature, which is a journey from the known to the unknown, but also from the unknown to the known, to an unknown which we advocate. I felt anyway, or later I felt, young boy, not a philosopher, that in order to grow up, to really to grow up, also, spiritually, so I would have to cross that border, not simply with a passport, but also spiritually, to make mine that world which was already mine. And so that border has remained for me the symbol of all the borders that fence us in. And this border was also the discovery of a plural identity, of the feeling of being part also of another world. And this morning we have spoken about these examples concerning Istria. I mentioned the role played what Marisa Mandieri had written about the discovery of being also part of this world which was threatening her. And uncertainty and plurality also mark national identities, some more than others, but all of them to some degree. Musil used to say that the Austrian, the inhabitant of the Habsburg Empire, was an Austro-Hungarian minus the Hungarian, i.e. the result of a subtraction, the abstract and intangible element shared by all the nationalities and identical to none. This state of mind found a particularly fertile humus in the Habsburg world. Johannes Burgedil, the German-speaking writer of Prague of Jewish origins, who very young gave the oration at Kafka's funeral, he said, "I am international, international," playing with the German word hinter, that means, in fact, behind. In this case, behind the nationalities. And it isn't solely about a national dimension, but rather a metaphor for the complexity which affects every identity and for the difficulty, perhaps the nonsense in defining it. I don't know whether it is possible or good to define an identity. Triestine literature is an example of such complexity. It was Scipio Slatterpeer who at the beginning of last century, 1912, in some way created, invented the literary landscape Cape of Trieste, this Italian city which the Italian patriots wanted that Trieste became Italian, had German, Romanian, Jewish names, and so on. The great role played also by the Jewish cultural element. The first three sentences of Latterberg's book Il mio cazzo begin, "I should like to tell you. I should like to tell you I was born in Moravia. I should like to tell you I was born on the Carso. I should like to tell you I was born in Russia." Naturally, it couldn't be true, since he was born in Trieste. But he wants to speak to the others, to the Italians. But he too is an Italian. Shortly after that, he will die as a volunteer in the war for the cause of the Italianity of Trieste. And Latterberg gives one the feeling that in order to speak of his own condition, Italian but not absolutely, similar to but not identical with his compatriots, he must do what the Greeks said poets do, i.e. lie. Poets are liars. But lies, as you say, certain metaphors, are often the only way to reach certain truth, to say what you are and what your destiny, your real destiny is. Identity is a lie if celebrated with aggressive pride, and creative if conscious of its own complexity. The border is twofold, ambiguous. At times it is a bridge, we have already spoken today about this subject, that allows one to reach the other. At times, more frequently, unfortunately, it is a great wall to repel the other. Often it is the obsession with placing someone or something from the other side. Literature is, should be,
also in Germany, to attempt to free ourselves from this myth of the other side, to understand that everybody finds themselves sometimes on this side, sometimes on that side, that each one of us is the other. Literature is also the capacity for situating oneself on either side of the border. Today we have heard about Tomica, who is a great example of this. Exiles, exodus, has borders lost and newly restored, rebuilt in one's imagination, were and still are part of the experience of a Triestine. Maybe as Triestine, I too have been a little obsessed with this subject of borders in my books, from Danube to Microcode to Influence from a Saber, which also talk about borders lost and grotesquely transplanted, to other books where the borders are not only national but also cultural, linguistic, social, psychological. Also borders between the true and the false, between life and death, borders too between literary genre or psychological borders, also within the self, between the various territories of the depths that form our being and of which we often want to know nothing about. Today, more than ever, borders of identity seem to form and impose themselves, each one usually against the others. But as Roberto Toscano wrote, the former Italian ambassador and great essayist, the identities cannot be photographed, he said, i.e. defined, but rather filmed, because they are not static, rigidly, fixed once and for all, but dynamic, in continuous movement and transformation in different situations and historical constellations. Identity, he adds, is plural. Everyone has many. There is not only the national identity, there is a religious identity, a political identity, which sometimes establishes stronger ties than the national ones. Without a doubt, I am closer to a liberal of the Uruguay than to a Triestine fascist. There is a cultural identity, a gender identity, and many more. But identity belongs to doing, not to being. As Predrag Matveevich wrote, identity is not yet a value. It is the premise for a possible value. The fuel of identity which today rages all around us, triggered by the fear of globalization and by other fears, is one of the most regressive phenomena that is threatening us. Therefore, identity in movement, filmed, not photographed, not rigid. The most seemingly unquestionable, but in truth fragile and fluctuating borders are those of the self. In Kipling's famous novel, Kim, the boy asks himself, I am Kim, who is Kim? It is not simply the ambiguity of his Anglo-Indian background that prompts that question, but his person, his self in general. Something similar happens in Hoffman's tale, Der Sandmann, in which the protagonist, a tormented poet, writes a poem about a nightmare, corrects it with precision, but when he reads it aloud, he shouts terrified out, whose awful voice is that? In another of Hoffmann's novels, Die Lektüre des Teufels, the main character, Bruder Medardus, repeatedly says, es rief in mir, it screamed in me, and is horrified because he does not know who is speaking from within him at that moment. Where the frontier of his identity he knows is. The examples could be multiplied endlessly. Identity seems to exist in the doubting of it. No sooner does it become an object of reflection, no sooner is it established, than it wavers. I am Kim, who is Kim? Writing seems to be a means of giving it form, but it also creating an abyss between the self that writes and the self written about in his own work. When St. Augustine begins his confessions, he asks himself what his real self is, where the
French at the border of his second half. He is himself not simply of a psychological accidental self, but something essential. The discovery of his of one's own otherness of selves when expelled can also derive from physical pain. It's enough to have toothache to discover that there is something within us which is not simply not us, but actually against us. The tooth which causes us the pain, we suddenly perceive as something foreign, something hostile. The frontier surrounds or tries to surround, to block and stop the enemy in our mouth. Novalis had already written that sickness is a kind of transcendence of the I, inasmuch as it transcends, dissolves, and transforms the structure of the self. Equally unknown and as foreign to us as physical pain can appear feelings, obsessions, nightmares, delirium, which rise up from the depths within us. What does it mean, be true to yourself? Were the self solid and coherent, it would be impossible to be untrue to oneself. Not only is everyone Jekyll and Hyde, but the self is also always other with regard to himself, the other, as Rimbaud famous saying has it. From the end of the 19th century at least, if not slightly earlier, literature and philosophy were thrown into chaos by the impression that the self, believed to be solid and coherent, like a state with very sure borders, was breaking up. Auger, Nietzsche, Musil, and other writers would say that everything, even individual unity, was splitting, was disintegrating into an, I quote, anarchy of atoms, which seems necessary to limit, like a crowd of migrants. The self becomes a multitude, a fluctuating entity. Nietzsche said that his Superman, Übermensch, was no other than Dostoevsky's underground man, representing a stage of human evolution projected beyond the traditional borders of identity. Plural identity, which evokes at common conscience, Dostoevsky's underground man speaks of conscience as a disease and states that he himself has no character, I quote, since character is conceived as a repressive cuirass, a type of straitjacket of a rigid border. 20th century literature from Pirandello to Pessoa revolves around this theme, about this destruction of the border, experienced now as anguish, now as liberation. The greatest revolutionary modern narrative has often been a river that swept away borders, running over identity itself, no longer forced into a straitjacket of a compact and unitary identity. The collapsing of borders, not just political but also cultural, moral, psychological, linguistic, has often transformed the self, at least apparently disconnected like the modern metropolis, composed, I quote, music of irregularities, alternations, precipitations, intermittences, collisions of things and events. Writing continuously raises and shatters borders of every kind. It is irony that can make of the weak self an individual capable of resisting. Irony is dissolving rigid frontiers, but also constructing elastic frontiers, making so love and freedom possible, like for Tristram Shandy or for Zeno Cosini. Literature is always ambivalent because it originates from border leaders, because it looks at chaos from order and at order from chaos. The border, the rigid border, is also an image of the defense mechanism of the identity, often lethal. Kafka demonstrated how fatal and culpable it is to be condemned to defend oneself, like the protagonist of Process or the Triad. In one of his essays, Canetti wrote regarding this maniacal defensive behavior, a parable which speaks of the border par excellence, the Great Wall of China.
The wall was built in order to protect the empire, that is to say, life, from the barbarians, from destruction. Gradually, a sense of insecurity begins to grow. The wall seems always too weak to fend off the assaults of the barbarians, and so people made it bigger. But the wall never seems to be big enough, and so people end up extending it until it coincides with the entire territory of the empire, and therefore crushes and suffocates the life it was built to protect. One of the most important borders for a writer in particular is the language in which one speaks, writes, lives. Our vibrant contemporary history has moved individuals and populations, forced many people into exile, sometimes leading even writers to switch language, to write in a language that is not their mother tongue, and sometimes not even the language they speak half an hour later at home with their families. Crossing the border of the native language, one enters a territory of uncertainty, of anxiety, of loss and enrichment of one's identity. Joseph Conrad was a Pole who became one of the greatest English writers, and one could mention many more examples that are ever more frequent, from the German-speaking Turkish writers in Germany today to writers who write in Italian, like the Arab Alessandro Spina or the Hungarian Giorgio Presburger. In other cases, within the same native language, there develops a laceration that creates an internal border. Paul Celan, the great German Jewish poet whose parents were murdered in Auschwitz, wrote with a certain horror in German, his mother tongue, he said, which was also the language spoken by those who murdered his mother. At times, this border that unites and divides the self can make one feel painfully guilty both, whether one crosses it or takes refuge behind it. Léon Galliard, Haitian poet originally from Senegal, writes his poetry against the French colonizers of his land, but he writes in French, a language now his language, thanks to the people he's fighting against. A creative and vital example of multiple identities that neither erases nor destroys differences and borders, but embraces them in a varied and harmonious whole, is the creolity, the creolité, advocated by writers and intellectuals of the French West Indies, like Edouard Glissant or Patrick Chamazot, descendants of slaves, sometimes also of slave owners. Aware of the plurality of their world, they do not shut themselves away into any sort of solid, regressive identity, nor do they surrender to the undifferentiated jungle, nor to the atavistic darkness of the depths. Their roots, wrote Glissant, extend along the surface where they meet others and unite with them as if holding hands, overcoming outgrowing of borders, outside and inside. The border is a passage, ironically also a trespassing, but they're mainly for the passers rather than for the customs officers or for the sedentary stay-at-home who don't cross it. The border, even the most protected one, incites one to pass, cross, trespass it. Even the border between literary genre, between essays and novels that revert into the variegated unity of life. It is not only thanks to these trespasses that literature can represent life, that does not have just one register, that isn't simply a novel or essay or a lyric poem, but is a story, a thought, a spell, a shock of the heart fused into one. As far as I am concerned, what I have tried to read, to write, but I had the feeling like a duty to write, like an impulse. Apart from my strictly academic studies, very often moves what I am writing, very often moves in a mixture of genres,
is art, indeed, life and history, and so the story. Everybody is in the same day, lyrical looking at the going down of the evening, epic in the story he or she is telling to another, essayist in discussing about a novel or about Brexit, and so on. Literature can represent life that does not have just one register, that isn't simply a novel or essay or a lyric poem, but is a story, a thought, a spell, or shock of the heart fused into one. Writing has to do in different ways with borders, borders of different kinds. Sometimes borders are themes, subjects, topics of the literature, like, for example, in the novel of Tomica or of Beljan, another writer of Trieste, very important concerning the subject of the Francia. Or in some books of mine, and of course in a lot of literary works of many countries, languages, and so on. On the other hand, writing is often itself a work of marking, crossing, erasing, redrawing borders, sometimes creating and sometimes dissolving old and or new mosaics. Every writing is more or less a work in progress. Some books, in my case, all books of fiction, are born not of a precise, a priori defined plan, but rather as they go along, discovering their nature, sometimes their real subject, as it is taking shape, groping its way, sounding and testing the terrain as the pen advances, turns back, skirts around what has not yet been said, or takes it by force, capturing it in the form. The novel and the essay have a natural in common, since both, albeit in different ways, proceed by searching for their subject, constructing the path, tracing borders upon which they go forward. Sometimes the real nature and subject of the book is discovered at a fairly advanced stage in the writing. When I began to write Danube, I didn't know if or what the book would turn out to be, a report or, as it happened, a hidden novel about the experience of the individual amid the Babel of the contemporary world, with its chances and its delusions, experienced by itself, to whom I lent certainly some of my own traits and in particular some of my own obsessions, but who is an independent character to the extent that in the end he dies, as opposed to me, who am here to speak to you many, many years later. There are many borders of all kinds. Adriana Camello and Gabriella Mosetti entitled their book Intrusions, Borders, Passages, Threshold in Women's Writing, which analyzes the overlap, the setbacks, the advances that have marked and are marking women's position and her self-expression, the story of their exit or of their failure to go out from the atopia, from the non-place of women in history. That non-place which women were relegated, that place in the shade imposed upon them or chosen by them in order for the men to be in the light. The house in which they had been and still sometimes are enclosed, making themselves its caretaker in order for men to enter and to be in history. The female self, writes Ingeborg Bachmann, faces out onto life without any guardrails, without any security. The threshold plays a central role in concerning myself in a monologue I've written for the theater, a female monologue, you will therefore understand. It is a modern reappraisal of the myth of Orpheus and Eurydice, but this time the word is given to the woman, to Eurydice. It is she who explains, she who has decided. A woman speaks from a mysterious old people's home, probably symbol of the afterlife, of what lies beyond death. She speaks to an equally mysterious head of the institution and explains why she has decided not to leave the home, not to return to life, despite having wanted to and despite her beloved companion having come down there to fetch her.
The work focuses upon an imaginary old people's home, symbol of the beyond, the afterlife, after life, death. For some years, I was able, before writing this text, I was able to go to an old people's home fairly regularly, not for myself, but for an old woman I went to visit. This home was at the center of Trieste, and each time I crossed the threshold, going in or coming out, I found myself in a totally different world. Inside the home, time had other dimensions, a different duration, condensing or expanding in another mode. There were other relationships, other hierarchies, other affections and other spites, other exoduses, other lights, other shades. And each time I asked myself as I entered or left, where it was that I understood the world and life a bit better, inside or out, like in front or behind the border. Hence, the reason given the state of mind why the woman, in a supreme sacrifice of love, decides not to live, not to follow the man she loves. In this way, she will spare him the terrifying discovery that even in the house, we don't understand much more than we do here in life itself. A border that I feel very strongly is that between day, time, diurnal writing and nocturnal writing. And the great Ernesto Sabato, the great Argentine writer, a great friend of mine, I have known him very well, making it the essence of his narrative. In the diurnal, the author, though freely inventing situations and characters and making them speak according to their own logic, nonetheless expresses in some way a sense of the world which he shares. He utters its sentiments and its values. It is a writing that permits the author to express, also through invention or even facefully distortion, what he consciously thinks, loves, judges, condemns, hopes, considers fair or unacceptable. It is a writing in which he proclaims his tables of the law, his feelings, the things he believes in, the infamy he protests against, like his engagement in the time of the dictatorship, where he was very active, especially in the search for the disappeared, the desaparecidos. The other writing, the nocturnal, contends with those more disturbing truths that no one dares openly confess to himself, which perhaps are not even noticed, or indeed, as Sabato says, are rejected as, I quote, shameful and detestable by the author himself. It is a writing that often shocks its own author because it can reveal to him what he himself does not always know he is and feels, feelings or epiphanies which elude the control of conscience and sometimes go beyond what conscience would consent to, contradicting the intentions and the very principles of the author. A marked work, very different from the one the writer loves and would like to move and live in, but a world into which every so often he must descend and meet the serpent entwined head of the Medusa, which cannot at that moment be sent to the hairdressers, so to be rendered more presentable. It is the writing which finds itself, at times even without having planned it, face to face with the terrible visage of life barbarously ignorant of moral values, of good and evil, of justice and mercy. A writing which is sometimes the meeting, alienating and creative with a double, or at least with an unknown component who speaks with another voice. The real writer lets it speak even when he would prefer it to speak of something else, and when he feels, to quote Sabato yet again, betrayed in his strong moral convictions by what he is saying. Above all, the border evokes a journey. The journey. The journey that is a crossing of borders par excellence and is also, according to the theological definition, the symbol of the human condition, status beatoris.
traveling through space, but also through one's existence, one meets borders of every type, even moral borders. It is easy and almost always correct to say that even most moral borders must be crossed. But when one says this, one thinks of moralistic borders that one or other of us regards as wrong or unacceptable. And in many cases, they are so. But there are also the human borders that protect people's fundamental and universal rights and fundamental rules of coexistence, principles that are the cornerstone of civilization, of any civilization. Todorov wrote in a splendid essay that in our era, in particular, which witnesses many encounters and mixtures of cultures and different value systems, it is necessary to be open as possible to all what, until a brief moment ago, were ignored or disdained and now is enriching our humanity. However, as Todorov, it is just as necessary to add a little something, a minimum of values which we consider absolute and beyond dispute, human borders against dehumanization that cannot and should not be crossed at any cost, the unwritten laws of the gods, to quote Antigone. Every man has his border, which can differ from one individual to the next, but within the territory of the human. There is an old Jewish story, an old Talmudic tale that expresses it powerfully. The great Talmudic teacher, Rabbi Meir, was a disciple of the great teacher Elisha ben Avuya, called Aker. Both were fine, great teachers, the masters. The first was inclined towards orthodoxy and was also very attentive to all the Jewish ritual prescriptions. The second, on the other hand, had little patience for the literal interpretation of religion and its many precepts. One day, a Saturday, the two went for a walk and were discussing animatedly, each one defending with respect for the other, but firmly, nonetheless, their points of view. Aker, at some point, whilst vehemently celebrating a vision freer from rules, realizes that he and his friend, distracted by their heated discussion, had arrived at that limit of the 1 mile that an Orthodox Jew cannot cross on Saturday. And so Aker grabs the arm of the other one and shouts, "Stop! You have arrived at your frontier." Thank you. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera, sì, ci stiamo avviando verso la sera. Allora, benvenuti di nuovo dopo il coffee and tea break. È un grandissimo piacere introdurre virtualmente la professoressa Cristina Benussi, che ci parla da Trieste e che ci riporta da dove abbiamo incominciato, a Sud Tirolo, ai confini del Sud Tirolo. Abbiamo incominciato con una relazione di Stefano Cuffi questa mattina sul bilingualismo e il multilingualismo in zone di confine, incluso il Sud Tirolo. E adesso, in maniera circolare, completiamo con il tuo intervento. Parte storica di terapia. Grazie mille, puoi cominciare quando sei pronta. Subito dopo l'unità d'Italia, le regioni di confine si erano aperte problematiche che impiegavano quasi un secolo per risolverle. Un esempio tra i campi. Insieme a Lombardo Veneto, l'intero Austriaco aveva perso due università importanti, quelle di Padova e Pisa, sicché i giovani di etnia italiana, rimasti in territorio austriaco, non avevano più la possibilità di studiare nella loro lingua. Di qui le proteste portarono a primi ferventi rebellisti e nel 96 a fare erigere da Trento un monumento d'Ante. Se da una parte si auspicava dunque l'annessione del Trentino al Regno d'Italia, la maggior parte della popolazione, soprattutto contadina, restava invece fedele a Innsbruck. Nel 1904 Innsbruck, capitale del Tirolo, venne allora fondata una facoltà di giurisprudenza italiana,
come voleva la lunga tradizione asburgica di tutelare le minoranze etniche, in particolare quella italiana che forniva la maggior parte delle coppie di madre necessarie a condurre a loro nel carcere. Ma all'inaugurazione dell'anno accademico scoppiarono disordini tra gli studenti che portarono alla soppressione della facoltà. Non dopo, e molto attivo a favore dell'italianità di quella terra, si mostrava tuttavia Ettore Proventi Roveretto, geografo che aveva fondato la Nazione Italiana, organo di lotta per l'italianità oltre confine. Aveva poi sparato sulla cima di Lockenkampf in Vallaurina, ribattezzando Delta di Nel 1906 ha chiamato Alto Adige l'intero territorio tirolese, nome adottato già in epoca napoleonica e da lui ripreso in base alla convinzione che erano stati i romani ad aver presidiato quei privati chiatti e ad aver colonizzato quella terra, imbarbarirsi dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Allo scopo della Grande Guerra, la literazione tendo a chiesti poter far pensare all'esistenza di un legame con le città. Scipio Slatter, nell'articolo Tenere Trieste apparso sulla Voce Trentina, ricordava che le reti d'Italia esse venivano considerate come una sola città, dedica nello spirito e negli interessi, mentre invece molto più profonda di quella geografica era la loro distanza storica. Ah, ok, grazie. Faceva presente che la montuosa regione del mondo era stata legata completamente a Firenze e mica storica di protesa invece verso il tedesco e slavo. Spiegava che la città giuliana aveva un carattere internazionale, il triestino era di San Luis, privo di una tradizione culturale e radicale, adulto, leggero, liberale per necessità da dietente, con caratteristiche vicine a quella di Accanza e Crea. Il Trentino invece la stessa l'identità e alla famiglia, alla spirito. Tendenzialmente fiero e onesto, osservava uno spirito in larga misura cattolico. Questo carattere era conseguente al sistema produttivo stesso del Tirolo, territorio ricco di valli, dove il commercio locale aveva un'economia legata, chiuso. L'economia triestina invece basata sul commercio, dunque su un'attività che produceva spostamenti e acquisizioni culturali, materiali, affettive e spirituali, e sull'attività finanziaria, che spingeva la attività e capacità previsionali per le quali è necessario affrontarsi con altri mercati e altri. Ma dopo la vittoria dell'Italia in Grande Guerra, come noto, l'Austria vincette sul Tirolo e sul Marche. In entrambi i casi ci fu un'italizzazione forzata, seppur intensa, che non tutti, per usare un eufemismo, erano entusiasti del proprio lingua, obbligatorio, e dell'espulsione di impiegati pubblici di altre nazionalità. Anche per chi aveva auspicato la vittoria d'Italia, la delusione era forte, sia per l'inefficienza amministrativa del regno che per le difficoltà insorte dal cambio svantaggioso del loro corone di lire. In Alto Adige, sul Tirolo, oltretutto di lingua comunque però apparentemente tedesca, il governatorato procedette con molta cautela in sostituzione dei suoi funzionari. Furono tuttavia conservate le scuole in tedesca e gran parte della monastica per distinta, seppur nell'ipotesi progressivo assorbimento la componente tedesca in quella italiana. Le cose erano destinate a peggiorare con il profilarsi delle egemonie in Italia della fascista. Mentre a Trieste, fino al 1920, con il concilio del Valica, era chiara la voleva attuare contro la cultura slovena, in Sud Tirolo, nel marzo del 21, il canonico Michael Gatter si rivolgeva ai suoi concittadini della bassa Tesina con un discorso che guardava con preoccupazione.
perché in occasione delle prime elezioni del Partito Italiano, cui partecipavo sul Tirolo, la questione era come sarebbero state composte le circoscrizioni elettorali, perché se la comunità tedesca è stata inglobata in quella maggioranza italiana, nessun candidato di tedesco avrebbe potuto conquistare un seggio. La Lega dei Partiti sul Tirolese, fondata nel 1919, cui apparteneva il movimento di Dante, avrebbe voluto che tutti i territori tedeschi e ladini venissero raccolti in un'unica circoscrizione. In particolare che la vasta Tesina fosse considerata tedesca e italiana, con cercare di mutare proprio tempo. Quindi il discorso di Gandhi, si chiudevano sempre con la frase giù le mani da Tirò tedesco. Ma a Bolzano, prima della marcia su Roma, giunsero camminettere che destituiti le autorità precedenti, costituiti dei tedeschi con quelli italiani, cominciarono subito a incontrare la forza con Istria, con relativo adeguamento di nomi politica e diplomatica. Ponti d'oro venivano infatti le risposte degli italiani che volessero trasferirsi. Vennero ovviamente soppressi, sorpresi, esclusi quei cattolici che però hanno dovuto cambiare nome. Facile immaginare la difficoltà di comunicazione tra cittadini a maggioranza tedesca e una prozia, quella di non durante il ventennio cambiò anche la città con la costruzione di edifici in stile modernista ad ogni freddo del Stato. A voler ribadire la supremazia latina, nel 28 fu inaugurata la vittoria. Un arco di trionfo in Mar Bianco, sullo stesso luogo in cui gli austriaci avevano commemorato loro caduti nella grande guerra. Ora invece colonne con ufficio di torio sostenevano il monumento che sulla facciata rivolta alla città portava la scritta in patria, in sistesinia, in cetus, ex polius lingua legibus actibus. Il messaggio era chiaro, tanto chiarissimo, ci fu manifestazione e protesta. Ma non in periodo che impedirono che a metà degli anni 30 il capoluogo sul Tirolo venisse creato un zona industriale a forte concentrazione. Grazie ad incentivi da spostare la propria produzione alcune industrie piemontese, tra le quali il gruppo Falk, le acciaierie, Lancia, per le speciali, in un tempo eccetera. Per ospitare operai, tecnici e amministrativi nel circondario di Bolzano, costruiti nuovi parcheggi dove si concentrano gli italiani. Poi entrò in gioco il tempismo, che ovviamente a Pechino soffiò, perché inizialmente fu visto come un movimento capace di riportare quella regione dell'arte delle tradizioni tedesche. La popolazione aveva fatto resistenza di fronte alla dottrina nazista, troppo violentemente finita della religione cattolica e la via imperiale dei morti e che permanente intatta del ballate tre fine anni dopo il proprio. Tuttavia, di fronte ai diventi fascisti di usare la lingua tedesca, sorsero le catacombici e sorsero anche dei gruppi giovanili clandestini con l'obiettivo di riunificare le lingue tedesche sotto colui che arriva qua è possibile, l'imperatore Adolf Hitler. Era nato il circolo competente popolare dei triotori, il fronte patriota. Ma quando Hitler prendesse l'Austria e la Germania, il Führer, tranquillizzare Mussolini, dichiarò che il confine delle Alpi, tutto dalla natura, sarebbe stato l'Italia prima e Germania perfezionarono l'idea di far trasferire tutti i paesi dentro Balkan.
che aveva bisogno di un compito per te, il procinto, catenare. Nel 39 venne firmato un patto secondo il quale entro l'anno sui inglesi potevano optare per la cittadinanza germanica per affrontare l'esercizio, mantenere quella di non italiana, un certo a qualsiasi diritto di tutela del loro carattere. È ovvio che la maggioranza scelse il right di pochi optare per cittadinanza. L'incalzare degli architetti la prima reazione del progetto. E quindi soltanto per quote relativamente testa e spesso, tra l'altro cadendo vittime un altro carismo, quello nazista. Intanto dall'8 settembre alla fine della guerra le valutate erano state citazioni, resistenza al fascismo e deportazione di tanti comuni. Si era messa in contatto dall'Etato un'associazione segreta cui fondazione mediante a Soffer, eroe martire, di rotte al tempo della conquista politica. Hitler, garantista del distinto tra l'italiano e l'Italia, che ho fatto dato adige su Tirol, che venne incluso. Tornava così su quel terreno di Quattesca, in ufficiale, e pur nella famiglia di quella guerra, tutti i tirolesi sperati che tutto potesse infine risolversi con un ritorno al passato. Ma alla fine della seconda guerra mondiale il Rappi non c'è più e la provincia di Bolzano era invece tornata tardi. Sempre nei giorni successivi alla vittoria degli alleati che gli iconografi precipitati, nasceva la Sudtirolese Spartak, cioè il partito popolare sudtirolese, nel cui programma c'era il diritto di autodeterminazione dei tiroletti a tornare a essere nel loro stato d'origine, d'Austria, presidente Sigismaniano. Ma come era accaduto in Istria, anche qui la richiesta venne respinta. Da Istria più che da Dalmazia, massiccio e doloroso fu l'esodo che vide passare a Trieste migliaia di esuli in fuga, anche da un regime comunista e da un paese vittorioso, la Jugoslavia, che non aveva dimenticato le violenze subite in modo moderno. A nord, l'Austria è stata invece costretta al disagio e al venne creata regione autonoma del Trentino Adige, venne costruite case per favorire di nuovo migrazione interna verso di Bolzano e italiana. Ma nell'ottobre 1956 a Bolzano un'esplosione presso il cattolico di Don Bosco fu il primo avvertimento di una strategia che con fasi diverse durò a lungo e culminò nella cosiddetta notte dei fuochi, quando tra l'11 e il 12 giugno 1961 decine di cavi calcastico esplosero danneggiando anche strutture viarie e condotte. Dopo varie proposte, nel 77 furono approvato tutte le norme di attuazione relativa a parente, di cui i punti salienti erano proprio la proporzione antica e i vintini. E a questo punto ci fu di nuovo necessità di dividere i tedeschi dagli italiani e di rifare il censimento delle lingue perdute. Ci fu chi si espresse contro questo censimento, come il leader dei Verdi Alessandro Lana, pacifista, che parlava di un ritorno a un passato che era invece. Come viene raccontato? Poi abbiamo un esempio molto ampio dei fonti del metodo austriano che pur da prospettive diverse con tematiche che nel corso degli anni hanno avuto profonde modificazioni cominciarono fin dai anni 50 e sono continuati con la seconda generazione come il caso di Dante finendo per fare le categorie d'esilio una condizione quasi
Nelle aree trentine, invece, solo negli ultimi decenni si è cominciato a raccontare da parte di testimoni di prima e seconda generazione. In questo caso è chiaro di parlare non la conduzione dell'esodo, ma la condizione dei stranieri in India, come avevano fatto un fine orientale negli indagini che Osvaldo Ramon erano rimasti rispettivamente a Pura e a Cina. I racconti dell'attuale si stagliano su uno sfondo storico che viene documentato molto e che rileva, come non è caso, per il legame di una tradizione che coincideva con l'anima, dunque il rinuncio. Aveva cominciato nel 1980 una giornalista di Nuova Ricerca, da Tarpeto, di Tarpeto Bossi Pettò, che ha inserito in una narrazione romanzesca le lettere dei suoi padri, in cui la postita insistente, amore mio, ci di privati, dava il titolo all'intera. Lo scambio di questo dato tra due uomini e diverse strada come fosse stato arrivati tra una popolazione vestita di azzurro e sconvolta al solente della fine del terreno. Ha raccontato che conseguenza di stare aperto il terreno tenuto un altro giornalista, Nelly Gruber, con eredità. La storia di una famiglia tra le tre fascine. Occidenti, ferieti e cultori di vino nel Tirolo, i suoi vivevano nel loro grande casa patronato, secondo i ritmi di usanze, la legittimità, le feste, le tradizioni gastronomiche, i vincoli parentali, la lingua di una cultura che era assolutamente quella inglese. Sullo sfondo di vallate bellissime, la Gruber compone un fresco in cui storie d'affetti disegnano una rete di relazioni che permette di cogliere tutta la ricca articolazione dell'attività economica e sociale di quella regione e dei valori di una comunità che mai si sarebbe allontanata dalla loro patria. La prima guerra mondiale sconvolse per molti i suoi abitanti che non si rassegnavano a cadere sotto il dominio degli italiani che chiamava Brescia. Emblematica è la reazione di una cugina, Ella, che attraverso un percorso non dissimile da quello di Chianti, intento di restituire sul Tirolo la sua identità, divenne sostenitrice di Nietzsche e del nazifascismo. Ovviamente altro avrebbe potuto essere di soluzioni, come sostiene il gruppo, che a questo punto segue passo passo la storia delle diverse formazioni sul tirolese, da quelle filonaziste ad altre nazionaliste ma anche clericali, che avevano diviso i valligiani. Pur con l'ottica europeista dell'oggi, Gruber non concede i pochi e non tutti gli italiani, seguaci del più aperta ad altre prospettive invece a Isabella Bossi Pedrigotti, La casa di guerra, che racconta dal punto di vista di più personaggi la situazione dopo l'8 settembre. Ecco, dove racconta in sostanza che comune agli oppositori, sia agli oppositori del fronte tirolese che al fascista, era l'euforia per la caduta del fascismo, che aveva messo in fuga tutti quei terrori andati sulla rotta per amministrare e dunque produce. Quindi fa un po' la storia di quella che è stata la resistenza agli episodi di Sicchia, che si vedono in tanti altri fondi, azioni di coraggio, punti di vista di nazisti, nazisti buoni, nazisti cattivi e così via. Nazisti segnatori, l'arma segreta, che avrebbe posto in salvo la civiltà europea negli secoli, mai pensato di essere a loro volta degli aggressori. Ma il 25 luglio 43, giorno in cui gli italiani divennero infine ufficialmente nemici, questo ufficiale nazista indossò la sua vecchia divisa per difendere la Francia. Solo nell'inverno del 44-45 i tedeschi capirono che ormai la fine è proprio. Con la pace però non si perde.
ancora l'esistenza delle complicazioni sul tirolese ad accettare la presenza degli italiani. Francesca Milano, con il suo romanzo Viva Dorte, lo prova percorrendo l'infelice storia come quella di tirolese, una tirolese, cazza madre, e un paraviglio nel periodo turbolento del Consiglio. Il nodo centrale è sempre proprio porto con lei, e dai Gennaio avrebbero potuto abbandonare che i tablai per quel che stanno che manco vecchio riuscirono a difendere, ma a prezzo di istituzioni. Quando gli optanti tornarono in patria, fanno parte degli italiani, e avendo rinunciato alla cittadinanza italiana, gli italiani si sentirono un po' senza comuni, senza lavoro, senza rispetto. Partuti a vivere in degradato quartiere periferico dal nome emblematico, Shanghai. Dovettero partire anche un zio prima che il governo italiano cancellasse gli studi agli effetti delle opzioni e provando sollievo quando paradossalmente riavettero per cittadinanza che avevano diventato. Melandri in Grecia vede scelte personali con le scelte politiche. Sicché non ricordo appaiono le reazioni che la stagione degli attentati degli anni 60. Attraverso le storie di personaggi diversi e dando la scala all'interno delle istituzioni emotive e strategiche che opponevano sul tirolico spartano a formazioni non governative che davano tutto ad azioni terroristiche. Quando nel 63 l'artista italiano tra le genitori dell'Università Cristiana, Ingendo Moro ha costituito il primo governo di sinistra, i servizi segreti delle due fonde del Tanto portarono una strategia da quel paese fino ad allora. Sono loro utile clave, una paramilitare segreta costituita dalla CIA in Italia negli anni per contrastare la rantate. Mentre i servizi segreti di mezzo mondo si misurano tra loro fondamentale penso, generale comandante dell'arte Cattini, nonché capo dei servizi segreti del SIS, fino a poco prima, e fiducia CISI della creazione di capi. Tra i prati un proposito pieno cominciavano a fare le prove generali di comunità accademica chiamata strategia delle attenzioni. Il libro racconta che la pacificazione politica dell'attuale in atto grazie all'incontro tra Oremaniano non fu una buona notizia, tanto che continuarono in maniera impressionante anche un rimane. Maniago non ha più fatto. No, ovviamente, sapendo che quella politica era l'unica appunto che ottenere dal governo italiano le garanzie di tutela linguistica e amministrativa che la sua gente faceva, aspettava da tempo. Infine, il pacchetto attuale che ha costituito appunto una regione con statuto. Ognuno doveva dichiarare di essere italiano, tedesco, latino, pena non poter insegnare, non poter avere statali, né lavorare, definirsi multietnici non si poteva. In un clima di sospensione dell'utilità, Melandri fa dal punto di fine alla sua protagonista, paese del sud, dove trova la sua identità, antico, amore, amato. E suggerisce così che l'amore non l'odio a poter dedicare una ferita che è per certi aspetti ancora. Forse quanto possa fare il passare del tempo ce lo suggerisce un romanzo scritto da Josef Zoller, figlio di Optanti, scrittore italiano di tedesca, di Bachte, tradotto in italiano o italiana. La metaforica storia di Olga, la tirolese che la madre ha portato in città, lasciando il padre della piccola nel suo paese di montagna.
La protagonista che ritorna è la creazione della morte dei genitori, un orfano allevato in estraneo in un maso alto tesino, divenuto maestro di scuola. Tollerante verso gli italiani, non aveva chiamato la lingua dei nazisti come tutti i suoi paesi, ma era molto alcolizzato e deluso dei suoi ideali, forse anche all'altro. Olga viene trattata dai suoi compaesani come una straniera, anche perché vive come meridionale, la chiamano infatti di Bacio. Durante la veglia funebre ripensa ai suoi primi in una città estranea, e la trasformazione lenta che l'aveva vista comportarsi con violenza di fronte alla richiesta di una coppia di coppi e in italiano chiedevano indicazioni sul momento del territorio. Si accorge che non una sola volta ha pensato che quel tempo di piatti e colonne stava a significare una vittoria per gli uni e quindi una sconfitta per gli altri, e che lei, Olga, faceva parte di quell'epoca, e cioè dei diritti. Più in generale non si era mai resa conto che qualcuno lì dovesse aver vinto, che qualcun altro doveva essere stato vinto, e che al vincitore si fosse dovuto erigere, ancora prima dell'ultima guerra, al di là del fiume, un monumento. Divisa tra due ponti, quello tedesco dell'infanzia e quello italiano del suo compagno, si accorge di non tenere a nessuno di due. Ascolta dai paesani storie di persecuzioni tedesche da parte dei italiani, ma avverte la sua età anche alla sua vita di un tempo. Non partecipa, infatti, alla sempre accesa di artisti, frutti e vacchi, pensando che non c'era alcuna differenza tra questi italiani e quei tedeschi che crescevano le coppie della Zeit in casa dei ospiti e gli accoglienti da parte di Anna, aver fatto colazione con il latte fresco di lo Schmano. E così, guardando la legnaia, i boschi, i prati, il mondo di suo padre, Nelson, in una vertiginosa foschia, decide di avviare il motore delle fumate e di inserire la retromarcia. Dal gennaio 1995 anche l'Austria da far parte della comunità europea, e non essendo scomparsa una perdita di stessa reciproca, gli italiani e tedeschi tuttavia convivono nelle ordinate città della Repubblica e con i ladini delle strette valori diventate militaristiche. La logica economica forse ha attutito posizioni non del tutto, facendo proprio il termine della chiesa in tempi in cui l'estetizzazione del mondo pare essere l'obiettivo di cercare. Il bello, paesaggistico, gastronomico, artigianale che sia, pare essere un vero fattore produttivo su cui impegnare capitale e risposte umane finalmente comunque. Ecco, so, avrei finito, credo che i tempi siano stati. Sì, perfetto, grazie.